Allora, buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a questo secondo incontro a Domus Artist Residency. Questo incontro è dedicato alle identità di genere nel Mediterraneo. Come il nostro primo talk della settimana scorsa, dedicato invece alle problematiche ambientali di territorio e ecologia. Il talk è internazionale, i nostri ospiti sono gli ospiti previsti, che erano previsti quest'anno per la residenza 2020, quindi tutte le persone che passano su questa piattaforma in realtà dovevano essere qua proprio queste ultime 2 settimane di luglio e dovevamo lavorare insieme, doveva essere una vera full immersion di ricerca sul territorio tutti insieme con artisti, curatori e ricercatori. A causa delle condizioni sanitarie e della pandemia a livello mondiale, chiaramente abbiamo dovuto ridimensionare tutte le nostre idee, le nostre ambizioni, quindi vi ringraziamo comunque di essere numerosi stasera e di ascoltare quindi questo secondo talk, sempre dedicato al Mediterraneo, ma incentrato più sulle tematiche di genere. Ci tengo a dire, prima di lasciare la parola ad Angelo Maria Monaco, che è il nostro curatore scientifico ed è colui che poi porterà avanti tutta la conferenza. Noi abbiamo trattato l'anno scorso qui a Domus, trovandoci poi tra l'altro a Galatina, la questione del tarantismo, cercando di affrontarla da un punto di vista del genere, quindi mantenendo quelli che sono diciamo, le tematiche consolidate dall'antropologia e dalla sociologia, dalle scienze umanistiche. Partendo quindi e rispettando quel genere di approcci, ma focalizzandoci sulla problematica di genere in quanto considerando quindi il tarantismo un problema legato a una problematica di genere. Questo cosa vuol dire? Che nonostante la scomparsa del rituale e la scomparsa del fenomeno, la problematica rimane. Ed è per questo che oggi abbiamo tutti questi ospiti, soprattutto delle donne, ma non solo. Come sapete, Domus dà prima di tutto spazio alle voci femminili del Mediterraneo, ma non solo. E quindi, infatti, tra l'altro, cominciamo da Paolo Valerio facendo un confronto tra il tarantismo, cioè partiamo dal tarantismo perché Paolo conosce tutto il lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso, per introdurci tramite Paolo al fenomeno invece dei femminili a Napoli. E poi lascio la parola ad Angelo per raccontarvi chi sono i nostri ospiti e di cosa ci parleranno. Quindi siete oggi in questo tipo di appuntamento che parte già dall'anno scorso. Quindi il nostro secondo talk in realtà è veramente nella continuità con Domus 2019. Quindi grazie ancora di essere qua. Io a questo punto non parlo più tranne per fare la traduttrice. Parola traduttrice. Allora, buonasera a tutti, ovviamente, benvenuti, bentrovati a questa seconda serata dei Dice che talk non ci di sente. Domus 2020, questa nuova edizione. Come avrete notato, ci troviamo all'interno di uno spazio Libero, ibrido, non ci no? Un sente. po' mostra, un po' conversazione che vuole essere anche condivisa, con una serie di ospiti che sono sia in presenza che virtuali a distanza e che ovviamente saluto e vi saluta il nostro pubblico che ovviamente adesso non potete vedere, ma vi assicuriamo che è numeroso. Secondo talk dedicato a questioni legate al Mediterraneo e alla identità di genere, declinato da un punto di vista sia antropologico che sociologico che curatoriale, perché gli ospiti di questa sera svolgono diverse professioni, sono dei professionisti molto diversi tra loro, ma che abbiamo deciso di mettere assieme seguendo un principio, come dire, tematico e culturale, no? Mi piace recuperare questa idea del principio del buon vicinato, Warburgiano.
il buon vicinato e Abby Warburg, che è appunto fondatore di questa grande biblioteca di storia dell'arte, che dispone i libri all'interno della sua biblioteca secondo, no, un principio del buon vicinato, non in ordine alfabetico, ma le cose stanno bene tra loro perché dialogano, sono capaci di dialogare. Questo principio del buon vicinato, da un lato, è il criterio alla base dell'esposizione delle opere e del materiale anche scientifico che trovate esposto all'interno di questo dispositivo museografico, l'abbiamo chiamato la mostra. Dall'altro lato invece è il principio che lega tutti gli ospiti di questa sera. I protagonisti di questa sera sono sicuramente gli ospiti invitati, e abbiamo innanzitutto, in primo luogo, avremo un intervento di un professore di psicologia clinica all'Università di Napoli Federico II, che è Paolo Valerio. Poi abbiamo Lilia Nevana, che è professoressa in scienze delle religioni specializzata in diritto ebraico. Irene Strazieri, che è professore associato all'Università del Salento. Paola Golini, critico d'arte e curatrice indipendente. Barbara Formis, professoressa di estetica e filosofia dell'arte alla Sorbona di Parigi. Fabien Brugère avrebbe dovuto essere con noi, ma invece purtroppo ha avuto degli imprevisti e quindi non sarà con noi. Erika Jorgensen, che è curatrice indipendente e ci parlerà delle sue ricerche in ambito dell'arte contemporanea promossa e realizzata da artiste africane. Quindi gli artisti sono, gli invitati sono molto, gli ospiti sono professionisti che hanno delle competenze molto diverse tra loro, quindi curatori, sociologi, storici del diritto anche, e cercheremo di fare questo, di avere degli input da parte loro rispetto a queste tematiche, che ci rendiamo conto sono delle tematiche molto importanti, che non possono essere risolte in 10 minuti di talk, però possono essere degli input che riceviamo stasera, e alla fine vi chiederemo magari di fare le vostre osservazioni e anche di proporre porre delle domande agli specialisti, che saranno molto felici di rispondervi, presumo. Possiamo iniziare direttamente con il primo intervento. Abbiamo tra i nostri ospiti la professoressa Vanà, che non parla italiano, quindi il suo intervento sarà in francese, sarà tradotto da Romina De Lovellis, e quindi ci saranno degli intercalari di traduzioni, delle brevi traduzioni, per fare in modo che tutti possano seguire allo stesso modo la nostra conversazione. Quindi Romina può fare una sintesi. Oui, madame Vanà, nous avons juste fait les différents hommages, voilà, des bienvenus, et voilà, et on vous a tous présenté, donc, et on a spécifié que, voilà, c'est un colloque international, donc on traduira votre intervention à notre public, et voilà, et je vous ferai un résumé maintenant de la première conférence qui sera donnée par Paolo Valerio. Voilà. Merci. Je vous en prie. Quindi possiamo iniziare direttamente con l'intervento del primo ospite, che è il professore Paolo Valerio, ordinario di psicologia clinica presso il Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, attualmente presidente della Fondazione Genere, Identità e Cultura dell'Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere, una produzione scientifica davvero impressionante, di grande interesse, ad esempio il coordinamento scientifico di un progetto finanziato con la borsa europea Marie Curie. Questo progetto si chiama Hermes Linking Network to Fight Sexual and Gender Stigma, è un progetto europeo finanziato dal programma Daphne III, e inoltre il professore è membro dell'advisory group Empowering LGBT Young People Against Violence, quindi questo impegno importante nel contrastare, come dire, anche la violenza, no, rispetto ad altri orientamenti sociali, a diffondere cultura della non violenza presso i più giovani, autore di pubblicazioni nazionali e internazionali. In particolar modo questa sera si sofferma su questo lavoro che ha pubblicato nel 2019 a Napoli in collaborazione con un altro docente, Eugenio Zito, che è intitolato Femminelli, corpo, genere, cultura. Noi abbiamo il libro che gentilmente il professor Valerio ha donato all'archivio di
Domus, e quindi è consultabile da tutti gli ospiti di questa sera, da tutti i visitatori, e affronta questa tematica importante, un fenomeno sociale di costume circoscritto in un'area geografica e culturale ben precisa, che è quella del napoletano, anche in un arco cronologico ben preciso, e ha a che fare ovviamente con le dinamiche della manipolazione del corpo e con l'identità. Passo la parola al professor Valerio. Buonasera, prima cosa grazie per l'invito e per l'opportunità di essere con voi. Ho accettato con molto piacere l'invito di Romina perché siamo anche amici, quindi diciamo, e poi abbiamo un interesse, perché in realtà sono anche un artista, no? Anzi, faccio vedere il catalogo della mostra che ho fatto a Cuba, sempre sul genere, era sulle gabbie di genere e sulle identità. Oggi invece vi parlerò della mia ricerca sui femminili. Io sono stato qualche tempo fa a Verona, dove Arcigay era stata attaccata da Gandolfini e si difendeva perché Gandolfini aveva detto che il fatto che Arcigay avesse suggerito a Facebook di tradurre il termine Two Spirits con femminili era un modo di implementare la pedofilia. Una sciocchezza. Però quello che è interessante è che, appunto, se voi andate su Facebook e nelle 43 identità che sono scritte in italiano trovate il termine femminile, che appunto è l'equivalente, secondo Arcigay, del termine nordamericano two spirits o birdage, potremmo anche dire mushes se pensiamo al Messico, fafafine se pensiamo a Samoa, potremmo dire lady boys o katoi se pensiamo anche alla Thailandia. Perché è interessante parlare ancora dei femminili napoletani? Perché in qualche modo ci dà una testimonianza di quanto il genere abbia avuto e abbia tuttora e avrà sempre tutta una molteplice possibilità di esprimersi e di declinarsi secondo varie possibilità. E quanto in realtà, diciamo, per un lungo periodo tutto questo è stato però insomma, stigmatizzato da un certo tipo di cultura. Femminiello. Non abbiamo fonti storiche molto recenti, o meglio, ne abbiamo perché, ma non tanto, pardon, non molto antiche, abbiamo molto recenti, perché appunto abbiamo Giovan Battista della Porta che intorno alla fine del 500, del 1500 e qualcosa, scrive appunto che ne aveva visto qualcuno di effeminato napoletano, più donne delle donne. E abbiamo poi dopo un testo di Abele di Blasio del 1890 che nel suo libro Usi e costumi della Camorra mette un capitolo Un matrimonio mascolino e parla appunto dei femminilli. Quindi chi sono i femminilli? O chi sono stati? Beh, tutte quelle persone che a Napoli, nate in un contesto culturale certamente del sottoproletariato urbano, comunque vivevano una dimensione di sentirsi non appartenenti al genere sin dalla nascita, ma di appartenere al genere femminile. E quello che è interessante è che Abele di Blasio descrive usi e costumi dei femminilli, descrivendoli naturalmente nell'ottica di un antropologo lombrosiano, connotando cioè, la loro esistenza soprattutto in termini di delinquenza, prostituzione. Cosa che dolorosamente tuttora accade, perché una delle maggiori stigmatizzazioni che possono vivere persone transgender, gender non conforming, è appunto quello di ipotizzare che il loro inserimento lavorativo è soprattutto come sex worker. Ovviamente non perché desiderano essere sex worker, ma perché il contesto in cui viviamo non offre loro
opportunità lavorative, o proprio non offriva loro opportunità lavorative, che qualcosa sta cambiando. Io ho insegnato, in realtà sono professore onorario del Federico II, beh, il mio Ateneo consente agli studenti, alle studentesse transgender, gender non conforming, di potersi in qualche modo iscrivere chiedendo una carriera alias, cioè loro possono chiedere di essere iscritti con il nome che è in sintonia col genere a cui sentono appartenere. Quindi vedete come stanno cambiando le cose. Tornando ai nostri femminili, appunto, sono stati presenti a Napoli ed è interessante che in qualche modo Napoli abbia anche in quest'ambito mostrato una grande apertura. Sapete, a Napoli l'Inquisizione non c'è mai stata e questo consentiva, per esempio, e questo lo dice Benedetto Croce, ai soldati spagnoli di venire spesso a Napoli perché appunto l'autonomia era punita in Spagna dall'Inquisizione e non a Napoli. Quindi femminili sono persone che sono sempre state presenti nei nostri vicoli, nei nostri quartieri e che sono, diciamo, in qualche modo riconoscibili anche per quattro riti, chiamiamoli così, che fanno parte del loro mondo. Il primo è il matrimonio. Direbbero gli americani un fake wedding, ma diciamo tutto questo si rifà anche alla tradizione antica, al matrimonio della Zezza, ancora nell'agro nucerino, nell'agro intorno a Pagani, ci sono questi matrimoni dei femminili che appunto replicano un matrimonio con una festa. Il parto dei femminili o la figliata, chi ha visto il bellissimo film della Cavani ricorda forse la scena appunto a cui assisteva Marcello Mastroianni, no? Di questo uomo che dà alla vita, in tutta una cosa recitata, un piccolo pupazzo, un grande fallo. Quindi, in quanto tutto questo ha a che vedere anche con riti certamente molto antichi. E poi c'è l'aiuto a Montevergine, l'andata a Montevergine il giorno della Candelora. La Candelora è il giorno in cui si festeggia a Montevergine, che è un santuario vicino ad Avellino sul Monte Partenio, dove in qualche modo veniva descritto anche da Virgilio e da altri la presenza di un tempio di Cibele, e Cibele era una dea orientale, i sacerdoti erano eunuchi e vestivano la donna. Bene, il 2 febbraio i femminili sono soliti andare a venerare la Madonna di Montevergine, e c'è un bellissimo lavoro fatto da un'antropologa francese, Corinne Fortier, che appunto ha studiato questo fenomeno. E l'ultimo appunto è la riffa, la tombola, che appunto era tradizione femminili, tra i numeri, perché appunto tutte quelle persone che hanno a che vedere un po' con la diversità in senso complesso e articolato hanno anche un po' a che vedere, come era per i Berdash o i Two Spirits, con certi poteri sciamanici. Quindi Napoli è interessante perché ha avuto e ha tuttora questa presenza che non esiste in nessun altro paese, direi, dell'Europa. Forse qualcosa c'è stato in Spagna, ma sono scomparsi. E sarebbe interessante vedere l'equivalente di questo se c'è stato anche in altri paesi. Cioè, come dire, quanto legato anche a tutta la cultura greco-romana sono rimaste delle tradizioni molto antiche. E quello che è interessante è che nel Settecento, quando venivano i viaggiatori per il Grand Tour, erano colpiti quando venivano nel Meridione e soprattutto a Napoli, non tanto e non solo dai resti di Ercolano, Pompei, che ricordavano il mondo classico romano, ma anche dalla popolazione che viveva sulla propria carne, attraverso le proprie tradizioni, tutta una serie di riti che hanno a che vedere con un mondo arcaico che era tuttora vivo nel Meridione ed era scomparso invece in quei luoghi. Un po' come prima fece notare, ma appunto rispetto a tutto quello che ha a che vedere con i rituali legati appunto all'idolo della Tarantola, no? Delle tarantate, insomma. E questo è interessante. E finisco appunto con ricordare che un altro lavoro che ho fatto è stato attraverso un progetto Marie Curie
in Marocco, dove appunto sono i musicisti effeminati in Marocco, ed è interessante che loro appunto hanno in quel contesto una funzione anche un po' sacra, di usare il tamburo con gli stessi ritmi usati per le donne, attraverso il quale le donne vanno e le persone vanno in trance. E tra questi anche tutte le persone che hanno avuto un incantamento, uno scantamento, direbbero forse giù nelle cese, dalla Laisha, che è una jean, che se noi offendiamo può femminilizzare il maschio. E appunto attraverso la danza, anche in quel contesto, c'è la possibilità di guarire, e attraverso anche il tipo di ballo che la persona fa, c'è una diversa contatto con jean diversi, insomma. Quindi, come vedete, il Mediterraneo è ancora ricco di queste tradizioni, ed è importante che tutto questo non venga dimenticato. E quindi noi tutti gli anni andiamo a Montevergine il 2 febbraio, proprio per ricordare, attraverso balli e canti fatti anche appunto da femminili, oggi anche da molti gay, lesbiche e transgender, un mondo che era e che speriamo sarà sempre, cioè un mondo aperto alla diversità, che guardi la diversità non come qualcosa da cancellare e brutalizzare, ma come recuperare, perché è ricca dal punto di vista dei valori culturali. E grazie per l'attenzione. Io sarò con voi per un po' di tempo, però già che sono ospiti di amici e loro stanno ceneranno, sarò costretto ad allontanarmi, perché non avere la casa anche. Grazie. Grazie Paolo. Voilà, donc je traduis en français pour le professeur Madame Vanna. Donc Madame Vanna, le professeur Paolo Valerio vient de nous décrire de façon assez intense et brève, à cause du peu de temps que vous avez toutes et tous, disons cette tradition de ce qu'on appelle un napolitain femminiello, une tradition typiquement napolitaine, comme le tarantismo d'ailleurs était un phénomène typiquement salentino, pugliese, là où nous sommes aujourd'hui, qui concerne en fait, disons, les travestis, ce qu'on appelle les travestis, et que autrefois dans la Naples, voilà, d'autres temps, c'était quelque chose de très présent dans la ville. Donc c'était des personnes qui n'étaient pas cachées par rapport à la société et qui vivaient, qui mettaient en place quatre formes de rituels différentes pour en quelque sorte donner un cadre à cette différence. Donc le rituel était utile en fait à cadrer cette différence. Et donc il y avait le mariage des femminelli, donc une procession de ces hommes qui avaient tout à fait le ressenti de vivre dans un corps de femme, hein. Donc on est vraiment dans ce cadre-là. De sensibilité corporelle, qui donc faisait toute une procession ritualisée pour arriver à Montevergine, donc sur une sorte de montagne, voilà, à côté de Naples, où ils allaient demander la grâce à la Vierge par leur état différent. Le deuxième rituel était le rituel de l'accouchement. Donc ces hommes, ces femminelli, avaient aussi cette tradition de pouvoir, à travers leur corps, en quelque sorte mimer une sorte d'accouchement de ce corps différent. L'autre chose, je demande à Paolo. Paolo, abbiamo la processione, il parto, il matrimonio, giusto? E l'altro cos'era? L'altra cosa è il mariage dei femminelli, donc la tombola, che si très bien avec la Kabbalah aussi, la en plus. Oui, la rifa. Donc le mariage dei femminelli, donc il y avait aussi ce rituel qui accompagnait, il y avait
toutes les étapes du mariage, donc la préparation de la mariée, la préparation de l'homme, du marié. Donc en fait, il y avait tous les rituels jusqu'à l'autel, on va dire, sans avoir en fait le rite religieux, parce qu'il n'était pas possible. Donc ils ne pouvaient pas se marier devant l'église, ces deux hommes. Et ensuite, tout le côté, le professeur Valerio nous a raconté tout le côté magique aussi autour de ces quatre différentes étapes de ritualisation liées à celle que vous avez aussi dans votre tradition. Nous, on l'appelle la tombola et ça ressemble énormément à la Kabbalah juive. Donc, c'est quelque chose, une sorte de jeu qui s'associe aux chiffres, aux numéros, et à chaque numéro correspond le destin de la personne en fait qui est en train de jouer et toute une symbolique liée à la fois à ce destin et à la fois à cette symbolique, à ce numéro. Donc voilà, il nous a brièvement donc décrit la condition sociale de ces hommes qui était tout à fait intégré dans le contexte du quotidien grâce au fait qu'il y avait une ritualisation de la différence. Donc la différence, grâce au rituel, s'intégrait dans la vie au quotidien. Voilà, donc ça c'est vraiment de façon très brève ce qu'il a dit le professeur. Donc je vous laisse la parole. Je laisse la parole d'abord à mon collègue qui va vous présenter, okay, à notre public et en italien. E ensuite on vous laisserà parler. Quindi ancora grazie al professore Paolo Valerio e diamo il nostro benvenuto a Madame Liliane Vanat, che è professoressa in scienze delle religioni ed è specializzata in diritto ebraico e terrà un intervento sull'identità di genere e la condizione delle donne nelle comunità ebraiche ortodosse. Talmudista, filologa e professore associato all'Università Libre di Bruxelles, è impegnata nella difesa dei diritti delle donne di confessione ebrea affinché possano godere gli stessi diritti riservati agli uomini, quindi ortodosse, le comunità ebraiche ortodosse, e in particolar modo fa riferimento, è una studiosa della tradizione normativa dell'ebraismo che si chiama l'Alakà, ed è una tradizione specifica che colloca le donne in una posizione molto particolare rispetto agli uomini, e pertanto la professoressa interverrà su questi argomenti, autrice ovviamente di numerose pubblicazioni scientifiche. Lascio subito la parola alla professoressa Vanat per la sua presentazione, che sarà in inglese e in francese, pardon, e tradotta poi da Romina pour tous nous. Prego. Madame Vanat, je vais vous interrompre tous les deux minutes pour que je puisse traduire. C'est des sujets que je ne connais pas et je perds de me perdre après dans la traduction. D'accord. Merci beaucoup de votre invitation et je suis heureuse que cet événement ait pu avoir lieu. Malgré les conditions terribles que nous vivons tous maintenant, et c'est formidable qu'on puisse quand même se voir sans se voir, sans se rencontrer. C'est extraordinaire. Donc là, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la question du genre et de la femme, la condition des femmes dans les communautés juives orthodoxes. Je vais faire un partage d'écran parce que j'ai préparé un PowerPoint, si vous permettez, je vais le lancer. Je vous en prie. Quindi on le voit. Sì, sì, la professoressa Vanat ci ringrazia di essere qui nonostante le problematiche appunto sanitarie, è molto contenta di essere qui con noi e adesso ci illustra i suoi studi e tutto il suo attivismo in ambito appunto delle difesa dei diritti delle donne nelle comunità ebraico-ortodosse.
Voilà, alors, remarque préliminaire. D'abord, de quel point de vue je parle? Je parle du point de vue de l'orthodoxie, du droit juif, la halakha, comme l'a dit Valerio tout à l'heure, et non de la Haggadah. Et c'est très important parce que la religion juive est très prescriptive. Tout est fonctionne par ce qui est permis et ce qui est interdit. Et donc, à la différence de la Haggadah, c'est-à-dire des récits narratifs, on peut nous dire que les femmes sont plus intelligentes que les hommes ou sont plus idiotes que les hommes. Peu importe si c'est un éloge ou une insulte, ça n'a pas de conséquences sur le droit et sur le statut des femmes. Et ça, c'est très important à comprendre avant de se lancer dans le sujet. Et quatrième point, je vais parler d'un point de vue féminin, mais pas féministe, dans la mesure où je n'appartiens à aucune école féministe. Je vous laisse traduire ça par ce simple. Oui, donc en italien. Romina. Sì, sì. Dunque la professoressa Vana ci parlerà appunto della sua posizione, in quanto anche lei appartiene a una corrente ortodossa, ci parlerà anche del diritto ebraico, della non agadic, che ci ha spiegato essere qualsiasi tipo di giudizio viene attribuito alle donne ebraiche. Questo giudizio non ha però alcun valore da un punto di vista della legge. Adesso ci spiegherà che cosa vuol dire. Ci tiene a sottolineare nel quarto punto che non appartiene alcun tipo particolare, cioè specifico, di femminismo, in quanto considera di appartenere al genere femminile, cioè alla questione femminile in generale. Je vous en prie. Oui, alors je commencerai par un verset biblique que tout le monde connaît, mais il est bon de le rappeler. On nous raconte toujours l'histoire de la côte de la femme, la création de la femme à partir de la côte, qui n'est pas une côte mais un côté. Mais Genèse 1, passage de Genèse 1 dit, est un projet divin tout à fait égalitaire qu'on oublie souvent et qui est au fondement d'une réflexion sur nos textes, que l'on soit juif, chrétien ou musulman, enfin bref, appartenant à les religions monothéistes. Ce verset de Genèse 1, 27-28 dit « Elohim créa l'être humain ». Il n'a pas créé un homme, il a créé un Adam, un être humain, à son image, à l'image de Elohim, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Donc c'est clair, c'est un Adam, c'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est quelqu'un, une identité double, mâle, masculine et féminine. Elohim les bénit et Elohim leur dit, fructifiez, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez, etc., etc. Tous les verbes sont au pluriel et s'adressent à la fois au masculin et au féminin. C'est un projet divin égalitaire, mais malheureusement, il a été mis à mal, cette égalité a été mise à mal par les religions monothéistes, y compris le judaïsme. Ok, je traduis, madame. Donc, non, restez sur l'autre... Pardon. Merci beaucoup. Allora, la professoressa Vana cita questo primo versetto, verso, come si dice in italiano? Versetto? Verso, sono i versi della Genesi. Della Genesi, in cui sono evidenti l'utilizzo delle parole che appunto la professoressa Vana specifica, sono, intanto si parla di Adam, l'être humain, son image, cioè vuol dire che nella Genesi tutti i discorsi che poi nelle religioni monoteiste sono diventati al maschile, in realtà erano scritti al plurale e praticamente neutro, cioè praticamente si includeva sia l'uomo che la donna. Quello quindi che dice la professoressa Vana è che il problema dell'uguaglianza è stato messo in discussione a partire dal momento in cui le religioni sono diventate monoteiste, e quindi è la traduzione che è stata fatta sui testi che appunto è diventata al maschile. Je vous en prie, madame Vana. Oui, vous êtes un traducteur formidable. No, Ce verset a été mis à mal. Il y a une égalité vraiment dans la Bible entre hommes et femmes, sauf quelques petits endroits, mais vraiment elle a été malmenée par nos religions respectives. Alors, les approches qui
qui agacent et contre lesquels l'orthodoxie va lutter en ce qui concerne notre sujet, c'est d'abord les courants féministes et ensuite, plus récemment, les recherches sur le genre que l'on présente comme étant des théories du genre, alors que c'est faux, il s'agit de recherches et pas de théories. Une des armes principales dans cette lutte contre les féministes et contre les recherches sur le genre, c'est ce qu'on appelle la tsniout, la pudeur. C'est une manière de dicter aux femmes comment elles doivent s'habiller, comment elles doivent se tenir, elles engomment leurs photos, des espaces divers et variés, on leur interdit de s'exprimer en public. Dans l'État d'Israël, il y a un bus ségrégationniste où les hommes sont devant et les femmes sont en arrière. Quelques-uns, ils ne sont pas nombreux, mais ça existe. Et tout ceci est au nom de la pudeur que doit avoir la femme. Évidemment, on ne parle pas de la pudeur de l'homme. Et donc, ce sont des stratégies, c'est une des stratégies, je ne pourrais pas parler de toutes, concernant cette lutte à l'intérieur de l'orthodoxie contre les courants féministes et les recherches sur le genre. D'accord. Allora, nelle correnti ortodosse la lotta che viene fatta alle correnti femministe e alle ricerche e agli approcci sulle identità di genere e sul genere sono teorizzate, diciamo, come delle armi principali che diventano un principio, che sono tradotti attraverso il principio del pudore. Quindi con la scusa, si dice forse in italiano è meglio tradurre, con la scusa del pudore, in realtà le correnti ortodosse impongono dei limiti alle donne dandogli come degli effetti, diciamo, della religione. Questi obblighi ai quali la donna si deve tenere, non so se si dice in italiano, sono per esempio il modo con cui si deve vestire, gommare la foto vuol dire cancellando, quindi le foto, gommare, no? Dove sta Daniela? Sì. Questo, no? On supprime le foto. Cancellando, sì, cancellando in italiano, cancellando le foto, privando alle donne la possibilità di esprimersi in pubblico. Per esempio, in Israele addirittura ci sono degli autobus in cui i due sessi sono completamente divisi e separati. Je vous en prie, excusez-moi parfois la traduction. Mais je vous en prie. Alors, je vais parler de trois domaines. Je vais me limiter à trois domaines, qui c'est la liturgie et l'espace synagogal, la séparation du couple et la répudiation, et les fonctions religieuses et les leadership religieux. Ce sont des domaines communs aux religions, dans lesquels il y a à la fois de la recherche et de l'engagement, et où il y a beaucoup de travail à faire concernant les femmes. Allora, i tre domini in cui c'è molto lavoro da fare sono appunto lo spazio liturgico, quindi all'interno della sinagoga, quindi nel momento appunto della loro, dei loro riti legati alla loro religione, la separazione della coppia e il ripudio anche della partner, le funzioni religiose e le leadership religiose che ingabbiano appunto questo genere femminile in nei domeni, lei chiama, comuni alle religioni, quindi non soltanto all'ebraismo ortodosso, legati appunto alla ricerca e all'engagement, come si può tradurre, all'attivismo. All'attivismo. Voilà. Je vous en prie. Oui. L'espace liturgique. Dans cet espace liturgique, alors je dis espace liturgique, ça peut être la synagogue elle-même et ça peut être un espace qui sert de synagogue. Et dans cet espace-là, les femmes sont exclues en quelque sorte de la prière publique parce qu'elles ne font pas partie de ce qu'on appelle le minyan, c'est-à-dire le groupe masculin. Une prière publique ne peut avoir lieu qu'avec des hommes. S'il y a 1000 femmes et 9 hommes, il n'y aura pas de prière publique. Il faut minimum 10 hommes. Les femmes ne comptent pas dans le quorum.
c'est très important, c'est-à-dire ce qu'on appelle public, c'est un public masculin de minimum 10 hommes. Et peu importe le nombre de femmes, parce qu'elles ne comptent pas dans ce public. Donc, la prière publique est masculine. Et donc, qu'il y ait une femme ou qu'il n'y ait pas de femme, ça, c'est la même chose. Donc, les femmes sont exclues de ce qu'on appelle le public et la prière publique. Elles sont également exclues de la lecture de la Torah pendant cette prière, c'est-à-dire du rouleau sacré synagogal, c'est l'équivalent des lectures du premier et deuxième testament dans l'Église. Et elles sont également empêchées, dans le cadre de la synagogue, de prendre la parole, souvent au nom de la pudeur dont j'ai parlé il y a quelques instants. Et le quatrième point, il y a un empêchement même de réciter une première prière à la mémoire de mort par les femmes. Elle doit être faite par les hommes. Et un tout dernier point, il y a une mise à l'écart des femmes de l'espace géographique synagogal et de la question. Il y a un problème de séparation d'hommes et de femmes sur lequel je reviendrai dans un instant. Allora, nei luoghi di culto, quindi della religione ebraico-ortodossa, ci sono 5 punti di esclusione fondamentale della donna dal gruppo. L'esclusione dalla preghiera pubblica, quindi le donne non sono autorizzate a riunirsi in gruppo e pregare, cosa invece chiaramente autorizzata agli uomini. Le donne sono escluse dalla lettura della Torah. Non hanno diritto di parola, sempre per delle questioni legate al pudore. Alle donne è vietato di pregare Kaddish in memoria di un caro defunto, quindi non hanno neanche il diritto di invocare un caro defunto e sono escluse dallo spazio geografico della sinagoga e quindi c'è una vera separazione tra gli uomini e le donne. Alors, l'exclusion è fisica parfois. Les femmes on les place à la fin de la salle, derrière les hommes, et il y a une séparation entre les deux. Ou on les met dans le couloir de la synagogue, ou à l'étage, ou dans une salle attenante. Un espace où les femmes ne voient rien et n'entendent rien, ou très peu, de ce qui se passe dans la liturgie. Et les conséquences de cette situation-là vont beaucoup plus loin que l'espace géographique. Les femmes, de ce fait, sont écartées de l'espace public communautaire, puisqu'elles ne comptent pas dans ce qu'il se passe dans la synagogue, et des fonctions religieuses et des fonctions communautaires. Donc, elles sont empêchées de participer à la gestion de la communauté également, du fait qu'elles ne comptent pas dans la liturgie. Donc je remets la oui. Donc le donne sono non contano niente praticamente, questa è l'ultima cosa che ha detto, che mi sembra molto forte, perché sono escluse geograficamente, intellettualmente, spazialmente, temporalmente da tutte le condizioni invece di raggruppamento degli uomini. Madame Van Aum, interrompo, interessantissime ovviamente tutte queste premesse che non possono essere esaurite in questo contesto. Pertanto io inviterei la professoressa a prospettarci quali sono invece le iniziative per ovviare a questa situazione di completa esclusione delle donne dalla vita sociale e religiosa. Okay. Allora, Madame Vanà, donc, Angelo Monaco, Monaco. Angelo Monaco vous invite en fait à... parce que le temps commence à passer, à nous commencer à introduire, si c'est prévu, je sais pas, de votre intervention, quelles sont en fait les initiatives qui peuvent lutter donc contre tout ça. Ce que je vais voir maintenant. Voilà. Oui, c'est ce que je vais faire là. Merci. Les femmes sont très en haut, vous voyez, ça ressemble à une église. Et quand elles sont derrière, il y a une séparation comme ceci où elles ne voient rien, vous voyez.
Questa è la separazione delle donne che non vedono nulla. Sul PowerPoint, poi la professoressa, chi fosse interessato, può acquisire il PDF dell'intervento della professoressa. Per la cloison là. C'est un exemple, un exemple. Eh bien, ce que j'ai initié, il y en a, je suis la seule en France, malheureusement, mais il y en a d'autres dans d'autres pays sur la planète, que la participation des femmes soit égalitaire avec les hommes selon les règles de la loi. Donc, on transgresse rien, on n'innove rien, on simplement introduit des règles. On réinstaure des règles qui ont existé, mais qu'on a écartées. Donc, tout ce que je vais dire maintenant existe dans la loi, mais on ne voulait pas le pratiquer. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, à la place d'être en haut et loin, j'espère que vous voyez qu'il y a ici un espace égal entre hommes et femmes, la séparation là entre les deux les met à égalité face à cette. Vous voyez le dos d'une femme qui est à l'estrade. Et donc, tout le monde a un espace égal, à distance égale de ce qu'il se passe au centre de la prière. Et ça, c'est pour l'aspect géographique. Et pour... je vais le montrer ensuite, je vous laisserai traduire. Et on voit, voilà, quand, où les femmes se trouvent en face de ce public. Là aussi, et vous voyez encore d'autres filles. Le rouleau synagogal qui est là. C'est ça le rouleau synagogal. Je le montrerai à nouveau tout à l'heure. Et voilà le livre de la Torah qu'on va dérouler, qu'on va ouvrir, dans lequel elles vont lire. Et voilà, et maintenant ici, il est ouvert et on voit comment les femmes se trouvent autour. Il y a ici une femme émouvante où on voit une femme qui va lire dans la Torah avec son bébé dans les bras. Voilà, donc je vous laisse traduire et je refile à nouveau les photos. Oui, allora, Madame Vanà ci racconta che lei è una delle, è l'unica in Francia. Ci sono altre donne che si battono per i diritti delle donne nelle comunità ebraiche ortodosse, ma lei è l'unica in Francia che fa questo lavoro, quindi proprio sul terreno, nella difesa dei diritti delle donne, e ha centrato l'argomento appunto sul quale lei si è concentrata, è di rispettare le leggi, cioè quindi tornare a un principio legislativo e non appunto quello diciamo religioso soltanto. In questo modo, applicando le leggi del posto, è riuscita ad ottenere questi spazi che vedete, in cui nonostante la separazione c'è però comunque una copresenza degli uomini e delle donne negli stessi locali, diciamo. Ci ha mostrato altre foto, vous pouvez descendre s'il vous plaît Madame Vanà, le foto de, voilà, altre foto in cui in pubblico, allora devo dire che voilà, non rende giustizia questo pochissimo tempo, perché è un'attivista Madame Vanà, cioè una persona che per arrivare a queste fotografie che voi vedete si batte come una leonessa tutti i giorni, quindi je suis en train de dire que peut-être on ne comprend pas de juste une intervention, mais que c'est un travail de longtemps ce que vous faites pour arriver à des solutions comme celles que vous apportez dans ces photos, j'imagine, non, Madame Vanà? Donc, là, on traduit en PDF, et on résume dans un PDF, mais è una battaglia quotidiana che questa professoressa, questa donna fa in difesa di tutte le altre donne per ottenere appunto una lettura in pubblico e per ottenere degli spazi, cioè stiamo parlando di Parigi, quindi della Francia, di Parigi, Madame Vanà vive a Parigi, quindi oui. Per ottenere... Le rouleau sacré, ça c'est un rouleau, c'est un parchemin dans lequel on lit, et jusqu'à présent les femmes n'avaient pas accès à ça. Ecco, cioè lei fino ad oggi le donne non avevano diritto neanche a leggere questo rotolo di... la Torah, ecco, sì, no, scusate. elle est enveloppée là, et on la voit à nouveau ici, et dites qu'il y a une dame avec le bébé. Avrei una curiosità, a parte che, vabbè, quella fotografia delle donne da una parte, gli uomini da una parte, mi ricordano queste tavolette di scuola senese, con San Bernardino da Siena che predica e con le donne da una parte e gli uomini dall'altra, separati. Da tempi rossi, no? Che le professor Monaco, la situazione della Chiesa nel Medioevo in Italia. E no, vorrei dire agli uomini come
desprendono e come vivono e come reagiscono a questa presa di rivendicazione di diritti da parte delle donne. Ecco, come la vedono gli uomini? Le professeur Monaco de Monde d'abord, il ça lui rappelle l'image de la séparation entre les hommes et les femmes, une image de l'iconographie du Moyen Âge italien, mais surtout il vous demande comment les hommes réagissent à cette ouverture, donc à cet accueil que vous faites des femmes différentes, donc de ce qui est proposé dalle comunità, voilà. Vous avez la réponse ici. Regardez, tous ceux-ci sont des hommes. Mm-hmm. Et tous ceux-ci sont des femmes. Oui. Donc, j'ai déjà vous avez une réponse. Il y a des hommes qui sont là. Et je considère que dans toutes les religions, nous ne pourrons pas avancer seulement avec les femmes ou seulement avec les hommes. Il faut les deux. Et donc, j'ai beaucoup de soutien de la part des hommes. La preuve, ils sont là. Mais aussi, j'ai beaucoup d'opposition, je ne vous le cacherai pas, de la part d'autres hommes. Mais c'est le propre de tout combat. On ne gagne pas partout et on ne perd pas partout non plus. Dieu merci. Donc, Je traduis, Madame Vanin, excusez-moi. Oui, allez-y. Quindi, c'è la risposta al professor Monaco, quindi, è che... adesso ti chiamo così, è che praticamente la presenza degli uomini in queste attività che la professoressa Vanà organizza è la dimostrazione che c'è comunque anche da parte degli uomini il bisogno di arrivare a un'unione. Una soluzione pacifica. Madame Vanà, nous vous proposons de suivre la limite dans des questions du public tout à l'heure, parce qu'il faut vraiment qu'on laisse la parole aux autres, vous êtes okay. Très nombreux. Une chose que je voudrais ajouter, parce que la conséquence de cette question-là est aussi sur le leadership, et ça c'est très important. S'il n'y a pas de leadership féminin, quelle que soit la religion, les progrès seront très, très difficiles. Et dans le domaine du leadership, il y a aujourd'hui des femmes orthodoxes rabbins. Jusqu'à présent, il n'y en avait que des femmes orthodoxes libérales. Mais depuis une vingtaine d'années, il y a des femmes orthodoxes rabbins. Vous avez ici la photo des femmes qui venaient d'être recevoir l'ordination de rabbins orthodoxes. En France, il y a un déni de réalité, on ne veut pas dire que ça existe, alors que ça existe, et vous voyez qu'elles sont nombreuses, et il y a des hommes et des femmes, et voilà une fille qui est heureuse de recevoir son ordination. Donc, cette question de l'ordination est très importante, il y a des femmes rabbins orthodoxes. D'accordo, je vais traduire ça, merci Madame Vanà. La cosa importantissima che Madame Vanà ci tiene a sottolineare nell'avanzamento del progresso appunto dell'integrazione delle donne è il rispetto nei confronti della leadership. La leadership intesa come donne rabbine, che in Francia ancora si fatica ad ammettere l'esistenza, ma che in realtà sono numerose. Quindi ci sono tantissime donne che arrivano al livello dei rabbini, che però appunto anche e ancora in Francia ci si batte ancora per affermare un'evidenza, perché sono tutte donne, come in questa foto, che escono poi da scuole che fanno poi lì, insomma, in Francia. Quindi... ma continuano appunto ad essere, cercano ancora di nasconderle queste donne. Noi dobbiamo Madame Vanà, necessariamente passare la parola a Paola Ugolini. Manà, merci. Restez avec nous, Madame Vanà. Et sûrement il y aura des questions. On est tous victimes de ce film unorthodox. Vous le savez probablement, on l'a presque tous vu. Donc il y aura sûrement des questions. Voilà, donc... merci beaucoup, mais on laisse la parole aux autres d'abord. Merci, Madame Vanà. Anorthodox. Allora, perfetto. Tra l'altro, l'intervento interessantissimo della professoressa Vanà si collega con le ricerche in corso ormai da diversi anni di Paola Ugolini, che è critica d'arte e curatrice indipendente che vive e lavora a Roma, ma ha un profilo scientifico internazionale, che intenta proprio a valorizzare la ricerca della body art in primo luogo e dell'attività performativa e artistica delle donne, soprattutto delle donne.
Tra i suoi lavori più importanti o collaborazioni prestigiose, importanti, numerosissimi, numerosissimi i suoi contributi critici. Tra l'altro Paola Ugolini scrive regolarmente per Exibart, ha partecipato, è stata parte fondamentale del team curatoriale del gruppo Ubimotus Ubifluxus per la 44esima Biennale di Venezia, co-curatrice di Macchine per la Pace per la 45esima Biennale di Venezia, co-curatrice di Mostre di Gino De Dominicis al MoMA di New York, e nel 2014 cura con Cristiana Perrella la collettiva di videoarte Oltre i limiti e confini al Museo Maxxi, molto attiva come curatrice tra il Maxxi e la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma. Ricordo soltanto tre dei più recenti lavori curatoriali, dei quali tra l'altro i cataloghi sono presenti e sono in consultazione qui nell'archivio di Domus, sono stati appunto donati dall'autrice, e sarebbe questo catalogo della mostra Fair Play, Arte, Sport e Video, Oltre i limiti e confini, cura che citavo prima appunto, in concuratela con Cristiana Perrella, la mostra che si è tenuta al Maxxi nel 2014, Corpo a Corpo, Body to Body, catalogo della mostra di Paola Ugolini, di una mostra tenuta alla Galleria Nazionale di Arte Moderna nel 2017, e poi questo testo recentissimo, pre-Covid diremmo, una delle ultime mostre del 2019 a Londra, nella Galleria Southam di Londra, questa mostra con opere di Silvia Giambrone e Marinella Senatore. Marinella Senatore, che è una delle artiste coinvolte nell'allestimento dell'importantissimo evento multimediale, diremmo ormai, di domani sera a Lecce, che lo cito perché appunto insieme con Paola Golini ha dovuto rimandare una importante mostra che avrebbero dovuto tenere sempre a Roma ed è stata rimandata il prossimo anno. I say I, io dico io, che ancora una volta è sul tema del diritto delle donne di prendere parola, ma non in maniera individuale, ma di creare una situazione forse anche di protesta, ma di affermazione dei propri diritti corale. Lascerei la parola quindi a Paola Golini, che ci presenterà, penso, questi ultimi lavori. Buonasera. Buonasera professor Monaco e buonasera Romina, buonasera a tutti. Madame Golini. io vorrei una brevissima cosa in francese. Merci Madame Vanna pour votre présentation parce que je l'avais trouvée très intéressante et je pense que on aura vraiment travaillé aussi en Italie pour la leadership des femmes dans l'Église catholique, qui est tout à fait, on a les mêmes problèmes que vous avez dans l'Église orthodoxe juive. Voilà. Torno all'italiano. Mi ha molto colpito il talk della professoressa Vanna perché intanto vi ringrazio per avermi invitato, perché io sono l'unica non accademica di questo meraviglioso palinsesto di professori e quindi sono molto orgogliosa di essere qua con voi e grata. Mi ha molto toccato la presentazione della professoressa Vanna perché ha parlato di leadership, ha parlato di potere. E quindi già da quando la religione ha deciso di riferirsi alla creazione come maschile, già dal momento in cui secondo la Bibbia la donna è stata, diciamo, fatta nascere da una costola di Adamo, si è creato il problema. Un problema che evidentemente invece all'inizio non c'era, perché Adamo era un essere ibrido. Quindi sì, quando in realtà io mi occupo di politiche del corpo e di body art
fin dall'inizio della mia carriera molto giovane, nei meravigliosi anni Ottanta, quando Caroline Christoph Bakarieff e Ludovico Pratesi mi hanno invitata al Palazzo delle Esposizioni a presentare uno studio sull'utilizzo dei limiti del corpo nell'esperienza dell'arte contemporanea. E là mi sono resa conto che effettivamente la performance art, di cui Romina De Novellis è una rappresentante, è proprio una, è paradigmatico di un fare politico femminista. In realtà la pittura e la scultura sono sempre state identificate in qualche modo con l'arte maschile, quindi quando c'è stato il 68 e quando le donne che facevano arte hanno deciso di smettere di essere relegate in un ghetto, per cui fino alla fine degli anni 50 non era neanche pensabile di realizzare delle collettive o delle personali in musei o gallerie di donne artiste, perché tanto non erano acquistate, quindi non c'era interesse a mostrare i loro lavori perché non ci sarebbe stata commercializzazione. Quindi già questo è, diciamo, un problemino mica da niente da affrontare, e perché qui si parla di mercato e quindi di potere. In fondo chi detiene il potere economico detiene il potere, punto. Quindi se una donna fa un'opera d'arte che non viene acquistata, non che l'opera non valga nulla esteticamente o concettualmente, ma perché è fatta da una donna, si innescano tutta una serie di problemi che devono essere decostruiti. Quindi quando ho cominciato a lavorare come giovane critica, ho pensato che forse la cosa più interessante era che il lavoro fosse un'azione politica. E quindi il mio interessamento e il mio lavoro sulle donne artiste, e mi duole dover dire ancora oggi nel 2020 donne artiste, perché se io dico sugli artisti, uno pensa a un uomo, perché quando uno dice l'artista, l'artista è un maschio, generalmente bianco. Io quindi devo sempre sottolineare il mio lavoro sulle donne artiste, quindi sulle artiste, perché io penso che promuovere sia da un punto di vista concettuale che da un punto di vista mercantile il lavoro delle artiste sia un atto politico e una forma di militanza e di empowerment. Oggi si pensa che questo problema sia superato, ma non è assolutamente così, e diciamo che la nostra quotidianità lo dimostra. Quando io ho ripreso in mano tutte le fila di questo discorso, correva l'anno 2015 e ho pensato di fare un omaggio a Lea Vergine, che ha scritto negli anni 70 un libro che è rimasto fondamentale, un catalogo, in realtà era, mi pare, il 74 o il 77, che si chiamava The Body as Language. Ed è incredibile poter constatare come negli anni, alla metà degli anni 70, senza internet, senza nulla, senza neanche tutti i viaggi che ci siamo permessi fino a pre-Covid per rimanere in contatto e conoscere quello che fanno gli altri, Lea Vergine è riuscita a produrre un catalogo molto molto completo su tutte le ultime tendenze della body art e dell'utilizzo del corpo nell'esperienza artistica contemporanea dell'epoca. E quindi salta subito agli occhi come con le rivolte del 68 e una presa di coscienza generale, ma anche delle minoranze nere, gay e quindi delle donne, le artiste abbiano cominciato a pensare ad un'espressione che fosse un'espressione scollegata da quello che si era fatto fino a quel momento con la scultura e la pittura, ma con un'espressione legata al loro corpo. Mi ha sempre molto colpito un'intervista a Francesca Woodman, un'artista che io non considero, diciamo, femminista militante, ma che considero veramente pivotal per l'utilizzo del proprio corpo nella creazione di un'opera d'arte. Francesca Woodman fotografava sempre se stessa in degli ambienti non domestici, anche domestici, ma soprattutto in degli ambienti, diciamo, dismessi, ex fabbriche, ex magazzini o case piuttosto decadenti. E quando a un certo punto le chiedono per quale motivo lei continuava a fotografarsi, cioè a usare se stessa
come mezzo espressivo, lei ha detto, beh, non nulla di più facile che usare il mio corpo, perché io sono sempre con me. Quindi, diciamo, è per una donna, molto più che per un uomo, il corpo è un mezzo per fare politica e per fare arte. In genere, il corpo dell'uomo è un tutt'uno. Il corpo della donna, grazie al sessismo imperante che ci governa, raramente è un tutt'uno, ma è sempre frammentizzato in parti. E anche noi, donne, passiamo tantissimo del nostro tempo a pensare a noi stesse, molto spesso non come a un tutt'uno, ma come a parti di corpo. I capelli, la bocca, gli occhi, le cosce, le tette, il sedere. Questo è, diciamo, il risultato di un lavaggio del cervello, in fondo, a cui siamo state sottoposte, veniamo tutti sottoposti dalla TV commerciale e dalla pubblicità. Perché dal momento in cui una macchina, per essere venduta, ha avuto bisogno di avere una donna semisvestita sul cofano, questa cosa, che può sembrare innocua, in realtà non è per niente innocua, perché ha innescato una serie di comportamenti da parte non solo maschile ma anche femminile di iperoggettivizzazione della propria essenza e quindi del proprio essere donna. E qui poi la violenza domestica, che in fondo un oggetto, perché un oggetto dovrebbe essere dotato di volontà? Perché un oggetto dovrebbe essere preso in considerazione in quanto portatore di anima? Quindi diciamo che c'è tutta una questione che è enorme. Io spero che voi mi stiate sentendo, perché ho la connessione un po' instabile. Sì, sì. Sono questioni enormi quelli che vengono sollevati da quella che noi chiamiamo per definizione arte femminista. In realtà non esiste un'arte femminista, per quel che mi riguarda, perché al femminismo dell'arte non gli importa assolutamente nulla, ma invece è importante notare come molte artiste sono state e sono tuttora delle attiviste che incarnano nel loro lavoro le tematiche che sono state portate avanti fin dai primi anni 70 dai gruppi femministi. Per parlare dell'Italia, chiaramente per quel che riguarda me, la mia generazione di nate intorno alla metà degli anni 60, ma anche delle più giovani nate dopo il 75, quindi che non hanno potuto vivere la militanza, abbiamo sicuramente tutte noi un faro, diciamo, che ci ha guidato e che è quello di Carla Lonzi, sicuramente la teorica e la filosofa femminista e anche la critica d'arte più importante, diciamo, del Novecento, per quel che mi riguarda. Ha destrutturato il linguaggio artistico, scrivendo nel 1969 Autoritratto, e quindi completamente togliendo alla critica d'arte il potere, in qualche modo, della parola infiorettata e lasciando direttamente la parola agli artisti, che si dovevano esprimere con la registrazione. E la grande novità è stata che Lonzi non ha migliorato, diciamo, la registrazione, cioè non ha fatto un editing, ha riportato esattamente le parole degli artisti con le loro con i loro spazi di silenzio, creando quindi una rilettura dell'arte completamente nuova, prima di tutto attraverso il mezzo tecnologico e secondariamente attraverso l'interpretazione che l'artista dà del suo lavoro. Siamo nel 1969 e nel 1970 Carla Lonzi abbandona la critica d'arte per dedicarsi completamente alla militanza femminista. Fonda a Roma Rivolta Femminile con Elvira Banotti e Carla Accardi, quindi con un'attivista politica di sinistra, Elvira Banotti, e con Carla Accardi invece un'artista visiva. Rivolta Femminile è stato fondamentale perché ha ricostruito attraverso la pratica dell'autocoscienza le micro storie femminili che sono diventate una storia. Perché che cos'è la differenza fra l'essere donna e l'essere uomo? La differenza è l'assenza. Essere donna vuol dire milioni di assenza dalla storia, la storia con la S maiuscola. E questo l'abbiamo notato anche ultimamente con la questione dell'abbattimento delle statue.
non è mai stata abbattuta una statua di una donna, perché non ci sono. E non ci sono perché la storia fino adesso evidentemente non ha reputato importante onorare le donne che a loro modo hanno fatto la storia. Quindi Carla Lonzi ha preso delle posizioni estremamente radicali, decidendo di non comunicare più con gli uomini e di creare l'autocoscienza in modo che le donne potessero comunicare esclusivamente fra di loro per creare una narrazione che fosse una narrazione diversa. Io tutto questo ho cercato di raccontarlo attraverso le esposizioni che ho curato negli ultimi anni, cercando di creare un dialogo transgenerazionale, cioè fra le artiste storiche, diciamo quelle che hanno fatto la militanza, che hanno fatto le prime esperimenti di body art, diciamo che quello che ha fatto una Caroline Schneemann, e la nomino perché la professoressa Formis poi farà vedere delle immagini con The Vagina Scroll, probabilmente dal mio punto di vista è stata una delle azioni più dirompenti della storia dell'arte moderna. Questo perché? Anche perché la rappresentazione della vagina come organo sessuale è stata cancellata dalla storia dell'arte. E qui entrano in campo gli studi di Susan Santoro, che io cito sempre nelle mie mostre e nei miei testi, perché quando Susan Santoro, americana di nascita ma italiana d'adozione, arriva a Roma nel 69 e comincia a studiare la statuaria classica, si rende conto che l'organo sessuale femminile è talmente idealizzato che non viene mai rappresentato, a differenza del membro virile. Quindi fa uno studio e scrive Towards a New Expression nel 1974, che nel 1975 viene censurato dall'Institute of Contemporary Art di Londra e praticamente messo al rogo. Ma perché? Cioè, ma in realtà il grande scandalo cosa è stato? La rappresentazione della vagina, e siamo nel 1976, dove chiaramente se la vagina veniva rappresentata nel porno andava tutto bene, e anche oggi. Ma perché? Perché il porno è un prodotto del patriarcato, il porno è un prodotto sessista che viene realizzato attraverso il male gaze per in qualche modo far felici gli spettatori maschi che devono in qualche modo poter sfogare i loro impulsi che sembrano incontrollabili. Se invece la vagina viene utilizzata da una donna e quindi ribalta la narrazione e si parla di female gaze, chiaramente questa cosa viene censurata. Quindi c'è una bella differenza. Quindi diciamo che tutto questo lavorare sulla rappresentazione, sulla decostruzione di una narrazione che deve essere fatta da un punto di vista differente, e chiaramente a questo punto non dico che sia la mia ragione di vita, ma sicuramente è gran parte della mia attività attuale di ricercatrice e di curatrice. Quando la direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna mi ha chiamato per chiedermi se volevo far parte di un curatorial team con un'accademica, Lara Conte, e un'altra ricercatrice giovane, Cecilia Canziani, per creare una grande narrazione su Carla Lonzi, perché la Galleria Nazionale ha acquisito gli archivi lonziani grazie alle buone pratiche di una filosofa del gruppo di Otima, Anna Rosa Buttarelli. Diciamo che l'idea di poter avere a disposizione uno spazio immenso come quello della Galleria Nazionale per poter riraccontare la storia dell'arte degli ultimi 40-50 anni, 50 anni, sì, da un punto di vista esclusivamente femminile, mi è sembrata una sfida meravigliosa e che non vedo l'ora effettivamente di vedere displayed come l'abbiamo pensata. Quindi sarà un dialogo intergenerazionale e esclusivamente italiano, perché ci sembrava giusto dare visibilità alle artiste italiane che in genere sono molto penalizzate dal mercato,
e dalle gallerie, e quindi volevamo fare una cosa totalmente abruptive da un punto di vista proprio anche nei confronti del mercato, perché certo sarebbe stato, come dire, più pop, sarebbe stato forse anche più accattivante, non so, avere le solite artiste americane blue chip. Invece no, abbiamo voluto fare un gesto che fosse politico fino in fondo, e quindi di rimanere in Italia e andare a scandagliare quello che veramente è successo, sia dalle, diciamo, ormai super storicizzate, importanti, Carol Rama, Maria Lai, ma per arrivare a delle ragazze che sono nate, beate loro, alla fine degli anni Ottanta, come, non so, una Benny Bosetto. E poi ci doveva essere tutto un programma di performance, e ovviamente è saltato tutto perché il Covid chiaramente impedirà probabilmente anche nel marzo del 2021 di avere assembramenti, performance live. Quindi diciamo che il progetto lo stiamo rimodulando anche in virtù del fatto che forse molte cose dovremmo farle in streaming, in webinar, e quindi un po' ci dobbiamo adattare a questa nuova realtà che francamente mi piace poco, ma che però ecco ci permette di dialogare come stiamo facendo stasera, quindi questo è un bene. Bene, grazie. Però io sono pronta a rispondere anche alle domande. Paola, se puoi rimanere in connessione, se puoi rimanere in connessione, magari dopo, alla fine degli interventi, facciamo un giro di domande con il pubblico. Madame Vanage, vous va bene, io mi sento un po' male. Oui, pardon. Oui. Se qualcuno ha je vous traduis rapidement le discours de donc Paolo Guglini. Paolo Guglini, commissaire d'exposition indépendante et critique d'art italienne. Elle nous a fait un rapide mais quoique très pointu résumé sur l'histoire de l'art au féminin, en faisant différentes citations d'artistes, d'activistes, femmes dans l'art contemporain, et elle est partie, elle a rebondi sur votre question de leadership. Donc elle s'est associée à votre idée et besoin et nécessité de manque de leadership et de pouvoir de la condition féminine pour justement retrouver ça dans l'art, dans la commercialisation de l'art, donc dans le marché de l'art contemporain. Elle a posé un exemple que j'ai trouvé très pertinent concernant, vous savez, toutes la polémique autour des symboles, de la représentation des statues, en fait, des héros masculins qui, voilà, qu'on est tous en train de, que partout dans le monde sont en train de les abattre, et que justement il n'y a pas de statues féminins, donc de rôle féminin de pouvoir abattre. Et donc voilà, et ensuite elle a continué son intervention en faisant toute une série d'exemples dans l'art contemporain de femmes qui se sont battues pour nécessité d'abord et pour une exigence évidente d'émancipation dans le domaine de l'art contemporain. Certains des noms et des citations faites par Paolo Guglini, on les retrouvera aussi en image dans le PowerPoint de notre prochaine intervenante, donc Barbara Formis, qu'elle présente en PowerPoint, qui est tout à fait liée aux thématiques déjà exposées par Paolo Guglini. Et donc, vous pourrez voir pas mal d'artistes déjà nommés, cités et décrites aussi dans leur démarche par Paolo Guglini, dans l'exposé de Barbara Formis. Voilà. Et après Barbara. Pourquoi elle a parlé du vagin? Pourquoi elle a parlé du vagin? Parce qu'elle a parlé de la représentation du vagin dans l'art contemporain, de l'interdiction qui a été faite au sexe féminin, voilà, d'être accepté
dans le domaine de l'art et donc dans la censure qui a été faite au corps féminin par rapport au vagin et aussi à la relation entre la pornographie et la représentation de la sexualité féminine dans l'art dans une époque tout à fait récente, c'est-à-dire les années 60-70, pendant lesquelles déjà en fait la pornographie était en quelque sorte justifiée et donc acceptée, alors que la représentation du vagin ou de, tout simplement voilà, du corps féminin dans sa sexualité était interdite et censurée. Voilà. Merci. Je vous en prie. Allora, le domande alla fine. Presentiamo adesso... Dimmi. Paola va via. Paola, sei ancora in contatto con noi? Finiamo almeno il primo giro, poi... Sì. Perché va via? No. Aspetta, non ti sentiamo. Dopo. Ok, perfetto. Ah, no, scusate, sono con voi, ma ho spento per non caricare perfetto. Troppo. Allora, perché ci sono delle domande per te. Ci sono no, sono qua, sono qua. Grazie. Allora, anche perché abbiamo l'ultimo intervento strutturato in pratica di Barbara Formis e poi avremo due interventi più sintetici. Quindi presento Barbara Formis, che è lettrice in estetica e filosofia dell'arte nel Dipartimento di Belle Arti dell'Università Parigi 1, Panthéon e Sorbonne, dove è diventata dottoressa di ricerca nel 2007. Tra le cose di grande interesse all'interno di un profilo scientifico molto proficuo, questa collaborazione con Mélanie Perrier, che anche la lettrice e coreografa, con la quale dirige questo laboratorio del gesto, che è finalizzato, è inteso come un laboratorio di ricerca sulle arti performative, perché l'ambito di ricerca principale di Barbara Formis resta appunto la performance. Numerose le sue pubblicazioni, apparse in Francia dal 2009 ad oggi, Penser en Corps, Soma Esthétique, Art et Philosophie, pubblicato nel 2009, Gesti all'opera dell'incidenza, un'opera del 2015 con la partecipazione del filosofo Didier Huberman. A Barbara la parola, che parlerà appunto dell'arte performativa e ci offre una riflessione sui linguaggi dello spettacolo dal vivo, il loro ruolo nelle pratiche ordinarie della vita quotidiana e dei fenomeni sociali. Prego, Barbara. Buonasera ragazzi, mi sentite? Sì, perfettamente. Okay, bene. Grazie, vi ringrazio molto, perché devo dire che devo ringraziare Romina e Monsieur Monaco, adesso che Monsieur Monaco, per questa organizzazione, perché veramente questo susseguirsi di pensieri, riflessioni molto interessanti, si vede che proprio i nessi fra di loro sono stati pensati in modo molto curato e concettualmente stimolante. Quindi io sto imparando un sacco di cose e ringrazio la signora Vanà, il signor Valerio e Paola che ha appena parlato prima di me, perché effettivamente mi sento proprio arrivare, come dire, un po' al momento opportuno. Quindi sì, io entro su queste due tematiche che sono già state un po' messe in luce, quella del potere e quella del corpo, e partendo effettivamente dal punto di vista del gesto. Mi interessa questa questione del gesto dal punto di vista della mia ricerca, dal punto di vista della filosofia, e quindi attacco un po' da un punto di vista, diciamo, più accademico, e anche sul punto di vista della ricerca. E quindi la questione che così mi sono posta, che magari potevo riassumere di fronte a voi stasera, era quella del legame eventuale, un legame concettuale tra quelli che si chiamano gli studi di performance, cioè performance studies, e gli studi del genere, gender studies,
che sono effettivamente dei filoni americani. Cioè io sono italiana, lavoro in Francia, però effettivamente il mio campo è sul quale ricerco di più, anche a livello filosofico col pragmatismo, è la filosofia americana e anche l'arte americana. E lì effettivamente ci sono dei nessi che potrebbero essere interessanti da sottolineare. Prima di tutto, effettivamente, come diceva la professoressa Avanà, c'è tutta un'ambiguità su il gender studies, che viene un po' considerato come un campo unico e che invece è effettivamente qualcosa di molto pluriforme, nel quale ci sono varie direttive e anche molti dissensi, no? E quindi l'idea sarebbe per me di dire quali sono i legami fra le performance e il genere. Innanzitutto, diciamo che le performance studies sono degli studi sulla performance che vengono a inserirsi da un punto di vista disciplinare fra l'antropologia e il teatro, cioè antropologia e studi teatrali, che è un po' anche quello che Romina tu fai, no? Nella tua pratica, nella tua ricerca. E quello che salta fuori, mi sembra proprio in modo chiaro nel performance studies, è la questione dello sguardo, come diceva anche Paola, sul gaze, female gaze o male gaze, e il corpo con un particolare anche interesse alla nudità, no? Cioè la questione del corpo nudo, i rapporti di dominio e di gerarchie sociali, in particolare anche lo sviluppo sugli studi postcoloniali, e tutta la questione, che è molto vaga, dell'emozione, dell'affetto, della sensibilità, che vengono considerate come delle qualità estetiche relative alla donna e che in verità possono essere come delle forze motrici per la produzione o per l'espressione artistica. E quello che è interessante, che a me, su quale ho un po' lavorato effettivamente, come diceva Monsieur Monaco, sulla questione dell'ordinario, il termine performance in inglese è particolarmente banale, nel senso che to perform vuol dire fare qualcosa, invece nella lingue latine l'abbiamo un po' ereditato e quindi diventa una questione di competizione, di produzione con livelli di significato che magari sono troppo, diciamo, importanti rispetto effettivamente a questo studio della performance, che potrebbe essere anche detto come uno studio sull'azione, diciamo, sul gesto, su quello che si fa. L'altra questione che mi interessava così toccare era quella dell'identità. Cioè negli studi del genere e anche quelli di performance c'è questo attaccamento all'identità o l'identificazione. E la performance quello che fa è che ha rotto con, diciamo, la drammaticità, la narrazione e la sceneggiatura classica del teatro. E quindi i primi performer vengono criticati per il fatto di essere se stessi in scena. E questo è un atto, diciamo, politico estremamente importante di sovvertire la realtà, diciamo, no? Che mettere in scena qualcosa di reale è estremamente difficile, come fare a performare o fare qualcosa mettendo, diciamo, un processo di identità che non è una identificazione teatrale classica nella quale appunto lo spettatore deve identificarsi al personaggio, poi c'è una specie di catarsi, ci sono varie possibilità di lettura. Quindi l'idea è di andare sul reale, e questo reale appunto non è mimetico, non è fittizio, non è imitativo, ma è spesso un reale che anche non è finito. E a me questa idea penso che sia molto importante da rivalutare, nel senso che la performance ha permesso concepire delle opere come non finite, o delle opere come di durabilità, o delle opere che possono essere dei work in progress, che possono quindi criticare all'interno stesso del loro essere il concetto stesso di opera.
E c'è insomma questa svolta performativa che poi è anche legata, volendo, a quello che è successo in filosofia, alla svolta performativa nel linguaggio dato da John Austin, che è il fatto di capire che il linguaggio non è tutto, ma che quello che fa il senso sono i gesti, sono l'accompagnamento, il tono della voce, quello che uno vuol dire senza magari usare la parola, no? E quindi c'è tutto questo aspetto teatrale. E quindi questa questione della performance mi è sembrata importante da... adesso mi permetto di mettere il mio desktop per farvi vedere. No, vediamo se si riesce. Vedete? Sì. Sì. E quindi c'è queste cose che anche ho dimenticato di mettere, queste questioni del... lo sguardo, la dominazione, l'emozione che fanno da link tra la performance e gli studi del genere. E lì vi ho messo solo due testi, diciamo, che per me sono abbastanza importanti nel campo americano: uno di Amelia Jones, Body Art Performing the Subject, e l'altro di Rebecca Schneider, The Explicit Body in Performance, che sono delle letture appunto. Che trattano di questo nesso fra la performance e il genere. E qui viene anche a livello accademico, chiaramente, anche a livello bibliografico, diciamo che gli studi sul genere e gli studi sulla performance sono entrambi influenzati dagli stessi autori, vabbè, Simone de Beauvoir, Jacques Lacan, Michel Foucault, o Lucie Rigaret, Monique Wittig, Teresa De Laurentiis, Julie Kristeva, e poi più tardi magari persone come Rosie Braidotti e Gaia Vratin-Spivak, che hanno portato la questione anche su il genere e le questioni di dominazione negli studi postcoloniali. Quello che mi interessava anche così esplicitare è la questione, effettivamente come si vede già dalle queste immagini, del corpo, e del corpo, diciamo, che è un corpo non solo femminile, ma è un corpo manipolato da donne, come diceva un po' Paola Agostini prima, no? Quindi Niki de Saint-Phalle con i suoi Letir, che ha utilizzato un fucile per dipingere, e dice questa è una cosa che semplicemente una donna poteva fare, c'è un gesto estremamente anti-maschile. E poi effettivamente Caroline Schneemann, che ha portato all'estremo, ma in modo anche molto ironico e molto gioioso, la questione del corpo e la questione della donna nell'arte, no? Questo è Sight di 1964, con Robert Morris, che è un artista minimalista, che è una ripresa del reenactment, diciamo, delle Olimpiadi Manet in teatro. E quindi qui c'è una specie di doppio gioco su tra pittura e teatralità. E Interior Scroll, che effettivamente Paola ha nominato precedentemente, e poi negli stessi anni, negli anni 70, come Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen, dove c'è una parodia di tutti i gesti, di tutti gli ustensili della cucina, è un alfabeto che comincia dalla A fino alla Z e che diventa una specie di atto marziale che quindi mescola violenza e decostruzione, diciamo, anche dei truismi, no? E Judy Chicago, che forse effettivamente è come Caroline Schneemann, ha fatto questa opera un po' iconica, The Dinner Party, nella quale ha fatto un'ipotetica cena con tutte le grandi donne, un po' dimenticate, un po' no. E come vedete ci sono questi piatti che simboleggiano al contempo una vagina, un fiore, e ognuno di questi piatti è stato costruito da un gruppo di donne. Quindi c'è una specie di comunità metaforica e storica e una comunità reale di donne che ha fabbricato questa opera. Le Guerrilla Girls, che sono state quelle un po' più simbolicamente forti negli anni Ottanta, effettivamente mostrare l'abisso simbolico fra gli uomini e le donne, che sono appunto queste
gruppo di donne con queste maschere da gorilla che fanno delle azioni nelle istituzioni museali, artistiche, eccetera. Anna Halprin, che ha molto influito sulla performance, la questione della danza, questo è The Lunch Ritual, nella quale dei gruppi diversi di persone dovevano preparare da mangiare per un gruppo, diciamo, contrario, quindi gli uomini preparavano da mangiare per le donne preparavano da mangiare per gli uomini, ebrei, religiosi ortodossi, per dei russi o piuttosto altro tipo di religione. L'ultima artista di cui volevo parlarvi, che non è così conosciuta ingiustamente perché ha fatto comunque un lavoro molto importante, è Mirle Ukeles, che ha cominciato negli anni 70 a pensare a un tipo di arte non creativa, come si diceva prima, la questione della creazione come espressamente femminista viene anche dal fatto della critica stessa del creare. E lei ha cominciato, diciamo, a portare al centro della sua pratica un istinto diverso rispetto a quello della creazione. Perché? Perché secondo lei il creare è già una specie di... è già legato a un istinto di morte, cioè che l'istinto di morte è per forza legato alla questione di voler cambiare, di voler trasformare. E in verità, secondo questo manifesto di cui parlerò fra un istante ancora, For Maintenance Art, l'arte femminista è un istinto di vita che è un istinto di mantenimento o maintenance o di durabilità, potremmo dire, anche con degli sfaccettature ecologiche. E significa mantenere quello che già c'è e non essere per una creazione a oltranza. E quindi lei ha fatto questo manifesto per Maintenance A, dicendo da quando ha cominciato ad avere dei figli si è ritrovata a pulire, cucinare, fare un sacco di attività che poi si è detta perché non rendere queste attività dell'arte e quindi far vedere tutto quello che è invisibile, no? E una sua grande, insomma, quello che lei poi ha cominciato a fare per una ventina d'anni è stata artista associata al, diciamo, il sanitario delle discariche dello Stato di New York. E questa sua frase nel suo manifesto, after the revolution, who's going to pick up the garbage on Monday morning? Dopo la rivoluzione, chi è che pulisce di tutta questa sporcizia? E ha praticamente fatto delle interviste e delle performance con tutti i netturbini e praticamente il 90, immagino 98% uomini che gli hanno dei quali, diciamo, lei ha mantenuto viva la vita e ha prestato, diciamo, la sua arte per documentare anche la loro prestazione. E niente, quindi volevo presentare questa artista che mi sembra abbastanza interessante per tutto ciò che è ecofemminismo nei giorni di adesso, e menzionare effettivamente altri tipi di arte come quella di Orlò in Francia, che ha trovato nella questione del corpo una questione politica, e per finire effettivamente con Romina, che trovo essere un'artista che è abbastanza esemplare su questa simbologia, ma trovando anche delle dinamiche un po' diverse rispetto a quelle magari già un po' più consuete, e quindi è un po' un quadro, diciamo, panoramico che vi volevo far vedere. E adesso ho finito. Grazie. Barbara, vuoi tradurre tu per Madame Vanà? No. Rapidamente. Sì, aspetta. Volevo solo smettere di... Aspetta. J'ai compris les images. Non, mais quand même. No, c'était pour dire que... Non, en fait, j'avais commencé pour dire que j'avais beaucoup apprécié votre discours, parce que c'était un discours sur le pouvoir et un discours engagé, ce qui est très, très, très important. Et j'expliquais que mon point de vue, un point de vue académique sur la relation entre les études de performance et les études de genre,
et que vous avez bien dit que c'est pas une théorie du genre, mais ce sont des, oui. des recherches. Oui. Donc j'essayais de pointer les points communs sur la question du regard, sur la question de la domination, sur la question vaste de l'émotion, de la sensibilité qui sont très souvent associées aux femmes, mais de façon un peu injuste. Et puis j'essayais effectivement de trouver des liens entre les études de performance et les études de genre, en donnant effectivement un cadre à la fois conceptuel et militant, c'est-à-dire comment ne pas choisir entre les deux options. Et donc j'ai un peu proposé les différents artistes, et tout particulièrement cet artiste qui est un peu moins connu, qui est Neil Yudeman Ukeles, qui a travaillé avec des déchets et des personnes qui sont dans des décharges pour montrer et rendre visible tout ce qui n'est tout le travail qui est invisible. Et son credo est de dire que la maintenance, tout ce qu'il faut maintenir est du côté de la vie, alors que la création et la transformation sont plutôt du côté de la mort et du côté, on va dire, du mal, alors que le fait de conserver est plutôt du côté vital et c'est lié un peu à l'écoféminisme. Là, c'est très ramassé. Merci beaucoup. En tout cas, les images que vous avez présentées étaient très intéressantes et m'ont permis un petit peu de faire des petites connexions avec votre discours. C'est ça. Merci beaucoup. Allora, bene, grazie ancora. Barbara. E abbiamo ancora in collegamento con noi altri due ospiti, i quali però saranno così gentili da fare una... saluto piuttosto che un intervento vero e proprio, e mi fa particolarmente piacere invitare la professoressa Irene Strazzeri, perché della professoressa in scienze professore associato dell'Università del Salento, che si occupa di sociologia e in particolar modo studia Eli Lucas, che è un attivista dei diritti delle donne in Algeria. Quindi altro tema molto importante, ci rendiamo conto, ma purtroppo noi siamo costretti a dover sacrificare, insomma, l'entità degli interventi. Se la professoressa Strazzeri è online. Sì, buonasera. Eccola, salve. Ecco qua. Ciao Irene. Ciao. Salve. Allora, ci deve fare una sintesi di queste sue ricerche interessantissime, in particolar modo nel momento in cui si occupa della figura di Eli Lucas a favore dei diritti appunto delle donne in Algeria. Prego, le cedo subito la parola. Grazie. Sì, prendo solo un minuto per ringraziare anch'io le organizzatrici e tutte le donne che ho ascoltato questa sera, e condivido la sensazione espressa dalla professoressa Formis di un progressivo sentirmi a mio agio dentro i riferimenti, le esperienze e tutto ciò che ci hanno offerto. Non ho potuto ascoltare il professor Valerio per problemi tecnici, ma quello che ho sentito mi ha fatto sentire, mi ha, come dire, rasserenata molto, ecco. Io ho solo pensato di proporre a questo talk una mia ricerca, che è la ricostruzione della biografia di questa sociologa e attivista algerina, Eli Lucas, perché lo stimolo principale era quello di in qualche modo declinare il Mediterraneo al femminile, no? Trovare l'intreccio tra le sue voci, i suoi corpi, la femminilità appunto, e anche i suoi processi contraddittori di tradimento e riscatto delle libertà che questo
contesto geografico e culturale ha rappresentato. E così mi è venuta in mente la sua storia, anche perché è un lavoro che pubblicherò prossimamente, quindi questa è un'anteprima e mi va bene di, come dire, offrire qualche elemento in modo sintetico anche per questa ragione. Devo dire che c'è una singolare vicinanza nella tra la biografia di Madame Vanat e la storia di Elie Lucas, perché anche lei è una studiosa e un'attivista. Ed è questo che mi ha appassionato e mi ha spinto a lavorare sulla sua biografia. L'aneddoto è molto semplice. Quando ero universitaria c'era un testo considerato imprescindibile per chi volesse in qualche modo abbracciare gli studi di genere, ed è appunto il testo di Chiara Saraceno e Simonetta Piccone Stella, Genere e la costruzione sociale del femminile e del maschile, all'interno del quale vi è l'unico saggio tradotto in Italia di Elie Lucas, che si chiama Strategie femminili nel mondo musulmano. Quando io mi sono preparata su questo testo, sono rimasta impressionata dalla qualità di questo saggio, perché senza essere, diciamo, senza essere pretestuoso, tentava in qualche modo di sintetizzare quelle che potevano essere le strategie femminili nel mondo musulmano, no? Quindi non poteva essere esaustivo, però in qualche modo doveva essere anche emblematico. E queste strategie femminili riassunte da questa studiosa sono sostanzialmente tre. Una si chiama teologia della liberazione, consiste appunto nel tentativo portato avanti dalle teologhe musulmane di rileggere i testi coranici in funzione appunto della liberazione femminile. L'altra strategia si chiama invece infiltrazione, e dà conto di quelle esperienze, diciamo di quei tentativi delle donne di insediarsi nei ruoli apicali dei gruppi fondamentalisti. E l'ultima esperienza lei la chiama world traveling o internazionalismo, ed è l'indicazione di una solidarietà internazionale fra le donne musulmane. E mi piacque moltissimo questo saggio, tant'è che poi in occasione dell'organizzazione di una ricerca che si chiama appunto Mediterraneo Femminile, io ho ripreso l'approfondimento e lo studio della vita di Elie Lucas, e per rendermi conto di che cosa? Di qualcosa che è semplice e grandioso per una sociologa, è banale e grandioso al contempo, e cioè che quelle strategie femminili che lei aveva indicato nel suo saggio scientifico non erano che altro che ciò che lei aveva incarnato nella sua esistenza. Cioè tutto il suo attivismo ripercorre esattamente quelle possibilità. Questa donna si era data tutte queste chance di emancipazione e aveva fatto esattamente quelle esperienze. E così ho scoperto che era stata appunto una combattente nella guerra di liberazione algerina, e che per 10 anni dopo l'ottenimento, diciamo così, dell'indipendenza da parte dell'Algeria, assieme ad altre donne aveva cercato di smascherare che cosa? L'ipocrisia della rivoluzione, e cioè una rivoluzione che si era presentata come una promessa di soddisfazione di tutte le giuste rivendicazioni portate avanti dalle donne musulmane, che invece venivano continuamente ritardate, venivano continuamente procrastinate, se non proprio tradite dalla nuova Costituzione, che aveva comunque conservato un certo codice familiare ed anche un codice di statuto personale fortemente lesivo nei confronti dei diritti delle donne. Ebbene, in questi 10 anni Elie Lucas, per non correre il rischio di essere, diciamo, considerata una traditrice
della rivoluzione, scrive degli articoli in cui cerca in qualche modo di stimolare le altre partigiane combattenti come lei alla rivoluzione, a, come dire, contestare l'operato del nuovo governo, ma lo fa in maniera anonima, utilizzando il falso nome di Nadine Claire. Solo dopo 10 anni lei trova un coraggio incredibile, non solo quello di esprimere, diciamo, pubblicamente qual era la sua identità e di attribuirsi quegli articoli, ma anche di diciamo, affrontare ciò che secondo lei prolungava quel tradimento della libertà femminile delle donne algerine, ed era sia un atteggiamento politically correct portato avanti anche da importantissimi intellettuali come Fanon, per esempio, in cui lei, diciamo, che lei critica per avere utilizzato una sorta di mitologia per descrivere la partecipazione delle donne alla rivoluzione, cioè le dipinge come delle eroine, quando invece le statistiche a cui lei aveva accesso come veterana, c'erano degli archivi dei veterani ad Algeri, dove venivano, come dire, conteggiate tutti i partecipanti alla rivoluzione, e le donne figuravano come, non so, sotto la funzione della supervisione dei nascondigli, perché raccoglievano il cibo, perché si collegavano alle guide come cuoche, come lavandaie. Pochissime figuravano come combattenti o anche come commissarie politiche. Quindi la storia riportata da Fanon è una storia ideografica di poche donne. La maggior parte invece di queste donne, essendo di origini povere, avevano questo ruolo nella rivoluzione e non vengono minimamente coinvolte nella narrazione della liberazione. Però poi, guarda caso, professoressa, quando pubblicherà questo studio? Nel 1991. No, lei il suo libro quando lo pubblica. Chiedo scusa, lei nel 91, io lo pubblicherò ad ottobre. Ah, perfetto, quindi sicuramente magari potremmo organizzare una, che ne so, l'anno prossimo, una sezione specifica. No, è molto interessante perché va in parallelo, però ha delle tangenze, anzi, in realtà, con l'intervento della professoressa Vanammo sui diritti delle donne nelle comunità ebraiche. Quindi noi siamo obbligati, come dire, a interromperla, però la ringraziamo davvero per questo intervento che chiude proprio perfettamente il ciclo. C'è ricca ancora con teorico, l'Africa. Sì. E poi ci fa da apertura, da sponda, come dire, all'ultimo intervento di Rikke Jorgensen, che è curatrice indipendente, e ci parla proprio, e ci parla proprio dell'attività di artiste africane. Quindi è una catena che si Io vi ringrazio, sì. E mi scuso se a breve credo cadrà, diciamo, terminerà la mia possibilità di restare connessa, perché abbiamo utilizzato il cellulare per ovviare ai problemi precedenti e quindi non credo che reggerà ancora molto. Perfetto, va bene. Il suo intervento. Intanto è stato grazie, perfetto. Grazie Irene. Mille, grazie. E allora pour Madame Vanna. Toutes les femmes qui ont suivi votre intervention, donc les autres professeurs et les autres commissaires d'exposition, ont plein de liens qui se créent de façon très naturelle avec votre intervention. Là, pour le coup, on est dans la sociologie, donc l'expérience de cette Elie Luca, qui a été une sorte de partisane, hein, donc oui. de la révolution algérienne, et donc voilà Irène, donc le professeur qui vient de nous raconter ses études autour de cette figure féminine, elle a trouvé plein de connexions et des liens avec la complexité du rôle de la femme dans les communautés
orthodoxe juive et successivement elle a aussi mené à toute une série d'exemples notamment sur les femmes cachées, les héroïnes cachées de cette révolution algérienne. Voilà, ça c'est pour vous traduire en quelques mots ce qu'elle a dit. Et là, je laisse la parole à Rikke Jorgensen, qui est une commissaire d'exposition indépendante. Son intervention sera en anglais. Hello, Rikke, how are you? Hi, can you hear me? Yes, yeah, how are you? I'm good, hi, how are you? Nice to see you again. Nice to see you all, hi. I'm so happy to be here, finally. Yeah, finally, yeah. So, ti lascio parlare. Tutti quanti parlano inglese, capiscono inglese, così evitiamo di tradurre. Possiamo lasciare, così va anche più veloce. Okay, speak in English because everybody of us. Yeah, we don't need to translate your... Okay, I'm very sorry. I cannot speak Italian, but my Italian would be very bad. So I think it's better for you that I speak in English. In any case. Okay, Rikke Jorgensen, she's an independent curator, and she will talk about her research on contemporary art of feminine artists in Africa, African feminine artists. Yes, I have to say that actually, originally I did not have a specific focus on African art, but on cultural diversity and intercultural dialogue, good integration and equality between cultures. But since it's obvious that the African contemporary art scene is not being equally represented in, for example, Europe and North America, I have a special focus on African art. So actually, I will tell a story about the platform I've created. I've created a platform called Arts and Globalization Platform, that I have presented on the Venice Biennale twice, and also as part of Manifesta 12 in Palermo. So I've worked in Italy 3 times, and it has been a great pleasure. Thank you for hosting me. You're welcome. Okay. And one of the things I would like to start with, I would just like to be a little less academic in this lecture. So I have my personal background is actually comparative literature and literary theory. So I have also been listening carefully and understood what I could from the previous presentations. Very, very interesting. And because I also studied gender, had a lot of gender studies, the theory, deconstruction, post-structuralism, and cultural studies. Right now, personally, I'm interested in how the public art institution is developing and how art history can become more global in the academic world. So, I would like to actually start with going back to 1976 with a citation from the French writer Hélène Cissou that you probably read by focusing, giving you a small citation from the essay called The Laugh of the Medusa. That was one of her first essays. I shall speak about women's writing, about what it will do. Women must write herself, must write about women and bring women to writing from which they have been driven away as violently as from their own bodies, from the same reasons, by the same law, with the same fatal goal. Women must put herself into the text, as into the world and into the history, by her own movement. And that citation is actually crucial for me as well as a curator. And also I think for performance art, which could be said to be one of the new art forms. At least it's, as we heard in the previous talks, it's relatively modern compared to the rest of the art history.
So I think that there is a link between independent curation and performance art. So that that brings me to the next point. But the work of art is actually made by a Gabonese-French artist called Miriam Mihindu and myself in a collaboration, because we were we were the first residents at Domus last year. Sure. And I was asked to invite an artist, and I invited the French Gabonese artist Miriam Mihindu, who is quite well known at the French in the French art scene. And we went to study Tarantism together in Galatina, and saw the reenactment during the week of festival in Galatina. We visited, of course, the Chapel of St. Paul, and we saw different conferences, UNESCO conference. We went to a UNESCO conference on Tarantismo as well. Yeah. So we were really interested in seeing that, and we thought about. I'm not sure that. Romina, do you have the presentation? Are you able to show it? Or? No, I didn't have time because you sent me the presentation in the really last time. And no. Okay. It's okay. You just can say something about it. Also because yes. It's much late yes. for our guests, you know. Yes, sure. So sorry, but no problem. So actually, Arts and Globalization Conference was a conference that I started in 2015 in order to promote new voices in art and to achieve it was called Arts and Globalization Conference 2015, Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts. And it was actually showcasing a true international conference with people from everywhere in the world, more or less. So it was trying to bring together voices from all continents and also people who had different point of views on socially engaged art practices. There was a writer who represented like a female voice from the Kurdish region, Sara Umar, and she was reading her first, I think it was the first time she wrote poetry publicly in a museum. So I was presenting her in our evening session in the National Museum of Denmark. And now she has just released, she is just a celebrated international author right now, and she's publishing her book in French, which is about the suppression of women and children in the Kurdish area. So like that, my platform has been in a platform that could do something different than the public art museums and the state-driven museums. So I think that the independent curator has a very important role right now, and also in relation to how the public art institution can develop in the future. And I think if the public art institution should include more a more diverse perspective, they need to reach out to external players. Actually, the academy, meaning the university, needs to do the same. So I think the diversity is so crucial, and that is one of the reasons why I work with contemporary African art, which is one of the most vibrant examples of how you can communicate cultural diversity because of the history of the diaspora as well, and the transatlantic slave trade. So okay, Rike, we'll give it. We'll provide our guest with a little bit of translation. Quindi Rike Jordan non si occupa in particolar modo soltanto di arte africana, ma in generale della diversità culturale e di integrazione. Tra le iniziative curatoriali più importanti che ha condotto, questa
questo lavoro corale che prende il nome di Art Globalization, che è una sorta di piattaforma che ha presentato sia un'edizione di Manifesta a Palermo, sia un'edizione della Biennale di Venezia. Ed è un progetto al quale ancora sta lavorando, no? Inglobando e coinvolgendo persone curde, ebree e così via. È interessata al discorso delle pubbliche istituzioni e in più si sta interrogando, che è un po' il dibattito internazionale, sulla centralità di certi elementi nella disciplina della storia dell'arte. Penso a un dibattito in corso a Yale, dove lo studio di introduzione alla storia dell'arte moderna è stato completamente contestato per coloro che pensano che la storia dell'arte moderna debba essere fatta iniziare con il Rinascimento fiorentino, ma questa è un'altra questione. La sua ricerca si fonda sostanzialmente su questi testi, anche recenti, del 1975, questa scrittrice Renzi Su, che ha scritto un testo che si chiama Lo sguardo della Medusa, dove ancora una volta viene ribadita l'importanza della centralità che devono assumere le donne nel dibattito politico. E c'è questa immagine, questa frase che è tornata stasera in più interventi, iniziamo anche a trarre un po' le conclusioni prima di aprire al dibattito, che è questo discorso della centralità che devono riconquistare le donne, e questa cosa, le donne che sono state cancellate dai capitoli della storia, le donne che non sono mai protagoniste dei capitoli della storia, che è una frase, andando a visitare tra l'altro l'allestimento in corso di Piazza Duomo a Lecce, la sfilata di domani sera, che campeggia, no, tra le luminarie che hanno allestito, no? Di Marinella Senatore, le donne che hanno diritto a conquistare, come dire, i capitoli dei libri della storia, tutto il mondo deve ruotare attorno alla bellezza delle donne. Quindi io ringrazio Ricche Joachim, della quale abbiamo un'opera esposta in mostra e una delle video installazioni che delle audio installazioni che si trova all'ingresso che in pratica è questo frammento che lei ha lasciato al banchetto al quale ha partecipato all'edizione di Domus dello scorso, esatto, dello scorso anno, a Miriam Mindù. Torna il tema della Sarotos Oikos, no? Del pavimento da spazzare con i frammenti lasciati cadere dagli ospiti al banchetto. Ricche, che ha partecipato alla Domus l'anno scorso e ha lasciato questo frammento della sua opera, cioè un'indagine alla fine antropologica sul tarantismo, realizzata con l'artista francese Miriam Mindù. Grazie, e richiamerei tutti i convitati di questa sera. E, ci sono delle domande, ma invito gli ospiti superstiti, in realtà. No, dai, ce ne sono ancora un po'. Ce ne sono ancora un po', ma prima era morto di più. E non riusciamo a starne tempi, ma pazienza, gli interventi sono davvero molto, molto importanti e di grande interesse. In 10 giorni questa cosa. O in 10 giorni o 2 interventi a serata e basta, oppure un solo tema. E io inviterei adesso voi, se avete qualche domanda da fare, abbiamo, ecco, Carmelo Cipriani. Storico dell'arte, critico d'arte, anche lui, e curatore, da porre una domanda, non so a chi. Noi abbiamo un problema di cavi e di connessione con il laptop, sì che è difficile ruotare il tutto, perché il rischio è che stacco tutto, però proviamo. No, vabbè, allora facciamo una cosa, chi fa la domanda viene qua. Ecco, prego. Che facciamo prima? Allora, intanto ringrazio per questa serata ricca di suggestioni. Devo dire, tutti gli interventi me ne hanno create diverse. E in particolar modo però devo soffermarmi, forse per vicinanza professionale, su quello di Paolo Golini. E intanto, ecco, appunto, molte sono state le suggestioni, quindi le ho appuntate proprio e le leggerò per evitare di dimenticare qualcosa. Ah, ci fai l'intervento, perfetto, vai. Allora, intanto genera in me molta aspettativa l'idea di un'arte femminile imbastita partendo dal pensiero dall'archivio lonziano alla Gnam. Ma mi chiedo, in questa visione che ha indubbiamente una sua forza,
la storia dell'arte vista, o se si preferisce egemonizzata dagli uomini, è necessariamente in contrasto con una visione femminile, ovvero un'arte femminile può includere e in che modo opere e azioni di uomini. A questa rilettura della storia dell'arte, che ruolo hanno assunto o possono assumere gli uomini? E ancora, penso al recente proliferare a più livelli di mostre al femminile che francamente molto spesso mi appaiono quasi un'autorelegazione più che una rivendicazione di spazi e diritti. E qui una domanda diretta proprio a Paolo Collini. Crede sia possibile oggi lavorare a livello curatoriale ad una visione conciliante che non sia paternalistica, preciso, più che di contrasto tra arte al femminile e arte al maschile? Allora, sono tante le domande. No, guarda, cerco di peraltro la connessione che va e viene, quindi non so bene, ho sentito a spezzoni. Allora, in generale si rischia sempre l'effetto ghetto quando si fanno le mostre di arte al femminile, e questo ne sono molto, ne sono certa. Però questa, io dico io, non vuole, diciamo, l'intento non era quello di fare la solita mostra al femminile, ma dovendo, diciamo, omaggiare in qualche modo Carla Lonzi, ricucire uno strappo fra il pensiero lonziano e la sua pratica di critica d'arte, la sua militanza femminista, ci è sembrato più corretto creare un display positivo esclusivamente di artiste donne. Detto questo, io penso che, voglio dire, maschile, femminile, l'arte è arte. Sicuramente ci sono delle tematiche che sono state inglobate in maniera più ampia da artiste donne, perché toccavano dei problemi che sono dei problemi che ovviamente un artista uomo non ha avuto, e quindi per esempio il comico è stato uno strumento necessario per poter fare un certo tipo di narrazione. Detto questo, sono contrarissima all'incasellamento arte maschile, arte femminile, però ripeto, in questa particolare occasione di Io dico io era necessaria una narrazione che fosse radicale. Spero di essere stata esauriente. Siamo della stessa anche idea, perché a me pare comunque, a me pare che un po' una soluzione di compromesso critico sia stata già avanzata, come dire, penso intorno agli anni 90, no? Nel momento in cui si mette al centro del dibattito critico e curatoriale il discorso dell'identità, non soltanto di genere, e poi soprattutto quando finalmente viene data una grande e la giusta attenzione all'identità mutante. E cito appunto il titolo di un famosissimo contributo di Francesca Alfano Miglietti, e poi penso all'edizione del 95 della Biennale con Identità e Alterità, dove, no, si risolveva un po' questo antico dilemma. Dilemma sul maschile e femminile, perché sono categorie superate, no? Io addirittura io sono completamente di idea, cioè io, per me, io sono già, come dire, totalmente in cyber, perché mi riguarda. Scusate, allora, per cortesia, tieni aperto il microfono. Scusate, tieni aperto il microfono soltanto in questo istante. In questo momento Paolo Agolini, altrimenti si sovrappongono gli audio. Grazie. Prego, allora, quello Paolo. Che volevo dire è che per quel che mio interesse di studiosa e di curatrice, io sono ormai, diciamo, per un femminismo che è totalmente transfemminista, cyber. Io voglio dire, se potessi riuscire veramente completamente a scardinare dalla narrazione, dalla rappresentazione il sistema binario, sarei felicissima. E per quel che mi riguarda, io sulla carta d'identità vorrei esclusivamente genitore 1, genitore 2. E penso che sia addirittura quasi sbagliato a mettere femmina o maschio. Io metterei U undetermined e poi uno decide un po' quel cavolo che vuole essere. Però certo mi rendo conto che sono cose... forse è un po' troppo radicali per come è normato il sistema legislativo e sociale. In fondo questo tipo di discorsi non piace, addirittura parlare di genere
scandalizza ancora moltissimo le mamme quando si cerca di non dico di portare i gender studies nella scuola, ma comunque un minimo di coscienza di cos'è un gender issue. Quindi per quel che mi riguarda, sì, ripeto, la mia posizione è assolutamente in qualche modo non binaria, però ripeto, dovendo fare un discorso sull'ONZI e partendo quindi dai suoi archivi, dalle cassette dell'autocoscienza e dal tipo di, in qualche modo, di militanza che lei ha fatto, sembrava in qualche modo di tradirla, non essendo radicali quanto è stata radicale lei. Sì, per cui io considero una mostra radical feminist, cioè radicale, non certo ghettizzante, facciamo la mostrina delle donne così almeno ci raccontiamo fra di noi perché gli uomini sono cattivi, no, per carità di Dio, assolutamente non è questo. Pour traduire rapidement, oui, Madame Vanna. Juste par rapport au géniteur 1 et 2, je... Si oui, vous... oui, je vous traduis tout, vous avez raison. Donc, la question de ce monsieur, Carmelo Cipriani, qui est aussi un commissaire d'exposition et un critique d'art dans le secteur de l'art contemporain, et la question qu'il a posée à Paola Ugolini était celle de la problématique de la ghettisation des femmes artistes dans le monde de l'art, c'est-à-dire donner la place aux femmes par rapport en fait aux hommes, en créant un isolement de la femme ou de l'homme dans un contexte donc de valorisation de la femme, mais du coup d'exclusion de l'autre sexe. Et donc la réponse de Paola Ugolini a été que dans son but, son objectif n'est pas du tout ce de créer justement une barrière virtuelle entre les hommes et les femmes dans l'art. L'art est l'art, donc il n'y a pas de sexualité, et c'est pour ça que Paola a rajouté que pour dans son univers idéal, il devrait pas y avoir des différences entre sociales, en tout cas dictées par la société, entre l'homme, la femme, donc la question du genre, en fait, devrait rentrer dans un choix personnel. Et donc, elle allait jusqu'à avouer qu'elle-même, elle considère légitime le fait de marquer sur un passeport, un document d'identité, parent numéro 1, parent numéro 2, donc de ne pas donner la sexualité aux personnes comme un élément d'identification sociale aussi. Du coup, administratif, on va dire, vu qu'on parle de carte d'identité et d'identité sociale, en fait. Donc. Oui, merci. Si je peux réagir, je suis parfaitement d'accord avec. On vous entend plus, Madame okay. Vanna? Ah, qualcun altro voilà. Vuole porre qualche domanda? Marcella, prego. Un micro. Marcella. Secondo. Sì. Oui. Ah. Je disais que je suis largement en accord avec Madame Ugolini, parce que, et je vais expliquer pourquoi, je suis fort agacée souvent quand on me pose la question, eh bien, si on veut que les femmes soient dans ce domaine, qu'est-ce qu'elles apportent de plus? Ou qu'est-ce qu'il y a de différent? Et moi, je dis qu'il n'y a rien de plus ni rien de moins. Est-ce qu'on demande aux hommes qu'est-ce qu'ils apportent de plus quand ils sont là où ils sont? Je pense que c'est souvent des questions qu'on pose. Merci, Madame Vanna, merci. Elle est stupenda, Madame Vanna. Alors, Madame Vanna a dit. On se pose souvent cette question en politique. Quand on voit une femme arriver en politique, on dit bon, qu'est-ce qu'elle va apporter de plus? Ben, elle va apporter autant de plus que le plus idiot des hommes qui sont au même poste. Donc, l'égalité dont on rêve, c'est comme disait, on l'attribue à Golda Meir, mais je ne sais pas si c'est elle, mais peu importe. La vraie égalité sera là quand il y aura une femme nulle dans un poste d'homme. Donc, la révolution.
C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc, effectivement... Madame Manas, excusez-moi, je traduis parce que c'est des discours fondamentaux et donc il faut absolument les traduire. Ah, voilà. Madame Vana dice che, in gros, veramente, velocemente, che lei è d'accordissimo su quello che dice Paolo Golini, cioè sul fatto di non dividere la società in uomini e donne, soprattutto perché ogni volta che le è stato posta la domanda ma cosa porterebbe a una donna là dove invece c'è un uomo, lei dice il problema è cosa portano gli uomini, che invece appunto non è che portino qualcosa di particolarmente superiore o diverso rispetto a quello che potrebbe portare una donna, e il suo desiderio è di vedere una donna particolarmente stupida in un posto di un uomo, no, com'è che ha detto? Di un fan, una donna che non vale niente, una donna che non vale niente, una famiglia di son che non vale niente, al posto di un uomo di potere. Se mi permette, je voudrais juste terminer mon idée, c'est que c'est vraiment une caricature que de dire la sensibilité féminine, la force masculine, etc. C'est vraiment une caricature. On doit sortir de ces clichés et de ces stéréotypes stupides. Il y a des hommes qui sont plus sensibles que les femmes et vice-versa. Ça ne marche pas comme ça. Donc, si je citais tout à l'heure le verset de Genèse 1, c'est qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais ça peut être un texte de référence pour réfléchir que l'être humain est un, c'est pas l'homme, c'est l'être humain, et l'être humain est un homme ou une femme, et un homme et une femme, et donc ça peut aller très loin, c'est-à-dire on va dans un autre domaine de l'art auquel je suis sensible moi-même, on pose la question en quoi c'est différent d'avoir une femme chef d'orchestre. Et moi, je pose la question, en quoi c'est différent d'avoir un homme chef d'orchestre? Pourquoi est-ce qu'il faut poser la question dans ce sens-là? Le sens est toujours comme si la femme est l'étrangère et la norme, c'est le masculin. Nous devons nous habituer à avoir une norme qui est et masculine et féminine et masculine. Bravo, voilà. Merci, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est mon pensée. Lei dice, Madame Vana, che ci siamo abituati che la norma è maschile e la differenza è femminile. Dobbiamo abituarci a pensare che invece la norma sia e maschile e femminile, e che un direttore d'orchestra può essere una donna come un uomo, e che un uomo o una donna non apporti qualcosa di più o di meno. Quindi, merci Madame Vana, perché poi insomma, sentirselo dire da Madame Vana, tu devi fare una domanda. Allora, c'è, prego, no. Prego, con piacere. Madame Vana, usate la stard. Marcella Anglani, ciao. Storica dell'arte contemporanea, docente a Brera, docente all'Accademia di Belle Arti di Brera, e molto interessata insomma all'ultima tendenza dell'arte contemporanea. E così via, prego. Allora, no, io volevo fare una domanda secca perché sono stanchissima per questa discussione a Paola Ugolini. Vabbè, prima di tutto è stato, penso, un talk molto interessante, e secondo me è molto interessante vedere i diversi contesti e quindi anche le diverse sfaccettature della questione femminile, quindi per esempio negli studi postcoloniali, nelle situazioni in Algeria, in Africa, eccetera. Quindi anche contestualizzare questo in diversi luoghi, in diversi percorsi e in diverse storie. La mia domanda secca a Paola Guarini è molto più banale, volevo chiederle cosa ne pensa appunto dell'uso, no, delle frasi di Carla Lonzi all'interno della sfilata di Dior a Parigi, perché su questo è stato un tema, penso che lei lo sappia bene, molto dibattuto, a partire anche da un articolo di Elvira Vannini che insomma ha destato attenzione su questo. Per me, vabbè, vedere la sponsorizzazione, per esempio, di mostre, penso che sia super ormai, cioè, ben vengano i privati e tutto. Forse un'altra cosa è vedere effettivamente questo,
Allora, questo anche a me ha destato un po'. Sono amica e stimo moltissimo Marinella Senatore, domani appunto Marinella è a Lecce anche per la sfilata di Dior. Ecco, volevo un po' sentire il suo parere su questo, la sua posizione. Allora, questa è una domanda secca e diretta. Guardi, le rispondo con molta sincerità. Questa è una domanda secca, diretta, e mi prendo le mie responsabilità perché io sono la curatrice che collabora da 3 anni con Maria Grazia Chiuri per, diciamo, questo tipo di discorso. Io stimo enormemente Elvira Vannini, trovo che Hot Potatoes sia una pubblicazione necessaria e fondamentale, però quando nasce la cosa, cerco di essere in sintesi. 3 anni fa io ho curato la mostra Corpo a Corpo alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Maria Grazia Chiuri, che non conoscevo se non come all'epoca designer di Valentino, è venuta a vedere la mostra e una comune amica, no, una ex compagna del liceo addirittura, mi chiama e mi dice: guarda Paola, che Maria Grazia Chiuri veramente è rimasta folgorata dalla tua esposizione e ti vorrebbe parlare. Io dico: ah, va bene, certo. Ci siamo incontrate e devo dire che è nata un'immediata simpatia, perché Maria Grazia Chiuri non è solo un genio creativo, perché adesso va bene i discorsi di gender, ma avere un'italiana di Roma che non parla francese a capo di una maison come Dior e gli ha rivoluzionato completamente lo stile, il concept, il messaggio. Insomma, non è stato proprio un lavoretto da niente, voglio dire. Quindi riconosco grande onore al merito. E quando Maria Grazia mi ha comunicato il suo interesse per in qualche modo far arrivare al grande pubblico attraverso il fashion system dei messaggi che potessero essere dei messaggi di empowerment per le ragazze, devo dire che è stata un challenge, è stata una sfida che ho accettato con molto piacere, sempre tenendo presente il fatto del grandissimo rischio dello slogan, perché indubbiamente però c'è sempre un rovescio della medaglia. La maglietta We Should All Be Feminist, che cita il pamphlet di Chimamanda Ngozi Adichie, alla fine ha fatto più quella maglietta, devo dire, a livello orizzontale, globale, non parlo certo di un fare intellettuale profondo, ma a livello di comunicazione, quella maglietta ha sollevato degli interrogativi che anche amiche mie, che non si erano mai interessate e mi vedevano sempre un po' come un alieno, hanno cominciato invece ad interessarsi all'argomento e a in qualche modo prestare più attenzione. Per quanto riguarda la sfilata di cui parlava Elvira Vannini, mi sembra che fosse l'alta moda in cui è stata chiamata Judy Chicago a collaborare con una serie di stendardi ricamati. Allora, indubbiamente può sembrare stridente che artiste storiche, militanti femministe del calibro di Judy Chicago si siano prestate a quello che può sembrare un gioco del lusso. Però devo dire che tutte le volte che è stata chiamata un artista, alla fine si è creato un dialogo fra l'artista e la designer che è stato molto interessante. Per esempio, tutti quegli arazzi ricamati per il set di Judy Chicago sono stati realizzati in India da una famiglia che si chiama Chanakya, che lavora per il tessile, diciamo, dell'alta moda, ma in una maniera estremamente etica, ovvero in India l'arte del ricamo, per esempio, era un'arte di appannaggio esclusivamente maschile. Questa famiglia invece, anche con l'aiuto di molti designer italiani, quindi con l'aiuto della moda, hanno cominciato invece a insegnare il lavoro e ad assumere esclusivamente manovalanza femminile. All'inizio addirittura queste ragazze venivano accompagnate in azienda dai padri o dai fratelli che non si fidavano, e invece poi, come sempre succede, ci si rende conto che quando sono le donne a guadagnare, questa microeconomia femminile
genera buone pratiche, perché le donne investono nella famiglia, nell'alfabetizzazione dei figli. Quindi da cose che possono sembrare superficiali, come la moda, in realtà poi nascono, c'è diciamo una ricaduta anche a livello sociale, che invece è molto importante. Per quanto riguarda il titolo Io dico io, che come voi ben sapete viene preso dal secondo manifesto di rivolta femminile, La presenza dell'uomo nel femminismo del 77 di Carla Lonzi, ed è proprio il suo statement sull'autoaffermazione femminile a livello vocale, cioè come le donne sono sempre state zittite e come devono prendere la parola. Indubbiamente, quando Dior ha detto alla Galleria Nazionale vi diamo dei soldi per poter realizzare questa enorme mostra, perché alla nostra designer, per la nostra designer questi temi sono inspirational, quindi ovviamente Dior, che non è una, diciamo, un ente caritatevole, dà soldi per sostenere questo tipo di attività espositiva, perché poi pensano di avere un ritorno commerciale. Questa è la realtà dei fatti, però bisogna sempre vedere come viene questo ritorno commerciale. Allora, loro sicuramente hanno chiamato, e lei chiaramente nei vari step che poi hanno fatto la Maison Dior con la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, loro hanno detto noi vi diamo i soldi, poi probabilmente la sfilata, che sarà a febbraio 2020, si chiamerà Io dico io, e faremo delle magliette con scritto I say I. Sinceramente non ci è sembrato particolarmente offensivo, a fronte del fatto che poi noi possiamo realizzare una grande mostra con un catalogo importante, con un sacco di voci, con un dibattito. Alla fine, sinceramente, ok, facessero anche due magliette, però poi noi facciamo una cosa molto più importante, voglio dire. Per cui sì, è vero che il femminismo... Scusa Paola, se ti interrompo, sono previsti anche una serie di talk, cinema, laboratori, una call to action. Sì. Sono più di 30 artiste in mostra da Carla. 40 quasi. 40. No, ma poi voglio dire, Elvira Vannini giustamente batte il ferro su un punto che è importante, che sarebbe, ok, il femminismo deve essere... in qualche modo sempre legato con una versione, se vuoi, marxista, che vada in qualche modo contro la produzione di beni. Però siamo nel 2020 e in qualche modo per andare avanti si devono trovare delle forme di dialogo anche con quelli che sono i mecenati di oggi. Noi oggi non abbiamo più i papi che sostengono il lavoro degli artisti, abbiamo i grandi brand, quindi in qualche modo se vogliamo fare delle mostre, purtroppo è così. Allora, quando io ho proposto di utilizzare Marinella Senatore come artista che potesse attivare uno spazio pubblico attraverso l'uso delle luminarie, che sono, come voi sapete, uno strumento di arte popolare, per cui riprendere la tradizione popolare della famiglia Parisi, che è pugliese e che è rimasta l'unica in Italia a produrre le luminarie, e chiedere a Parisi: senti, ma tu te la senti di fare un progetto che è in realtà un progetto artistico, perché noi riprendiamo l'utilizzo popolare della luminaria, ma la rendiamo militante, creiamo una scatola magica di luci che però dà dei messaggi molto precisi. Per cui il discorso ha tantissime sfaccettature, per cui sì, è vero, parliamo di brand del lusso, ma ripeto, sono oggi loro i nostri mecenati. Poi possiamo aprire una discussione se è giusto che oggi il lusso sia un mecenate per la cultura. Adesso qui si può aprire un dibattito che può durare anche tutta la notte. Però io penso che se vogliamo ottenere delle cose, a un certo punto cerchiamo di utilizzare quello che c'è. E comunque parliamo di un brand che sta cercando di fare molto sull'argomento. Poi ripeto, io sono pronta a essere insultata, ad avere tutte le critiche del mondo, però in qualche modo non penso di aver tradito il pensiero femminista facendo questa operazione. On traduit rapidement pour Madame Vanna, parce que Madame Vanna, il y a toute une polémique autour de l'association entre l'art qui défend plus des valeurs
féministe et féminine, un dialogue soutenu par des entreprises de la mode, comme par exemple Chanel, Dior. En France, on a ça tous les jours. Alors en Italie, on ouvre une polémique, mais en France, l'art contemporain est tout le temps soutenu par les grosses entreprises de la mode et pas que françaises. Mais du coup, la question est combien ce dialogue entre l'art contemporain et les marques, donc les grosses entreprises de la mode, dans ce cas-là, voilà, française, soit cohérent avec le discours mené par l'artiste même, c'est-à-dire la défense des droits des femmes, les valeurs féministes, etc. Et donc, à quel point on arrive vraiment à avoir un dialogue entre le monde capitaliste de la grande entreprise de mode et la production d'art contemporain. Alors, Paola Golini a répondu à cette question. Je trouve intéressant ce que dit Paola par rapport au fait que la mode, d'ailleurs, ça se relie un peu. Même si vous, Madame Vanna, vous n'avez pas parlé de mode, mais vous avez parlé de la façon dont les femmes doivent s'habiller dans la communauté orthodoxe, juive orthodoxe. Donc, Paola a répondu à cette question en disant que la mode aussi impose en quelque sorte les esthétiques à suivre, donc la tendance à suivre aussi dalla façon dont la femme, pour le coup, vu qu'on parle des femmes, doivent s'habiller à la mode, entre guillemets. Et voilà, je ne sais pas si vous voulez rebondir, non so se ci sono altre domande, ma trovo, Paola, che quello che tu hai risposto è interessante anche rispetto alla polemica che era stata fatta, no? Nelle varie privazioni e divieti che vengono fatte alle donne nelle comunità ebraiche ortodosse di come si devono vestire. Tu hai sollecitato la riflessione sul fatto che la moda, lavorare le artiste donne, lavorare con le grandi aziende di moda possono in qualche modo anche intervenire sulle estetiche, no? Come hai detto prima, quindi sul modo di... C'è da dire che in Francia, quello che dicevo prima in francese, appunto, è molto frequente, cioè questa associazione dell'arte alle grandi imprese, insomma, è una cosa normale. Ora qua fa scalpore, però insomma, a Londra immagino, pure in Inghilterra, negli Stati Uniti. Cioè... No, non è così. Est-ce que je peux réagir? Però... Est-ce que je pourrais réagir? No, ma ho capito, però... Sì, oui, madame Vanna. Oui, l'exemple que j'ai pris concernant les vêtements n'était pas innocent ni anodin. Parce qu'il y a plusieurs choses dans cette histoire. Moi, j'ai parlé de ce qui se passe dans les communautés orthodoxes, où au nom d'une soi-disant, je dis bien soi-disant, pudeur, on dit aux femmes comment elles doivent s'habiller, quelle est la longueur de la jupe, quelle est la longueur de la manche, quel est le décolleté, etc. Mais ça, le discours religieux, et on trouve ça aussi en islam, le phénomène des vêtements en islam qui couvrent la femme entièrement, c'est plus ou moins la même chose, le même type de discours, où le monde masculin dit, ou certains milieux masculins vont dire aux femmes comment elles doivent s'habiller. Mais nous sommes là dans le monde religieux. Il me semble que dans le monde non religieux, on a exactement le même phénomène, mais qui s'exprime autrement. C'est-à-dire, c'est dans le monde de la mode qui vient d'être évoqué, où on va nous dire comment on doit s'habiller. Moi, on ne connaît pas tellement de mode pour les hommes. Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que les vêtements des hommes ne changent pas? Les vêtements des hommes, c'est un costume et encore un costume et une veste et un pantalon. Et comment est-ce possible? Comment peut-on être aussi créatif, aussi, et je dis dans le sens positif cette fois-ci, créatif pour la mode féminine et absolument nul pour la mode masculine?
Et moi, j'aurais aimé avoir aussi une mode masculine. J'en ai marre de voir des hommes avec des costumes, avec un costume, peut-être un peu d'autres fantaisies. Mais en réalité, je le dis pour une autre raison, parce que là, on a dans le monde séculaire, dans le monde non religieux, le même phénomène. Mais il n'est pas dit au nom de la pudeur, il est dit au nom de l'élégance, la beauté, l'art, etc. Mais c'est quand même un diktat. Comment est-ce possible que ça fait quelques décennies que nous, les femmes, subissons ce diktat de la femme plate, sans fesses, sans seins, sans... Et comme le disait Lagerfeld, une penderie. Voilà, c'est comme, elle est comme sur un cintre, comme une penderie. Et on est encore dans ce diktat et personne ne bouge. Donc, la question de l'art n'est pas du tout si lointaine. Enfin, la manière dont on traite les femmes sur le point vestimentaire, je ne parle pas du reste, sur le plan vestimentaire, n'est pas si loin que cela des diktats que l'on trouve dans les mondes religieux juifs et musulmans en l'espèce. Merci, Madame Vanà. In pratica ha detto che lei, no, lei è evidente quando nel mondo religioso c'è un obbligo del modo di vestirsi, quindi nell'abbigliamento, per le donne soprattutto nelle comunità ebraiche ortodosse, ma anche chiaramente nel mondo musulmano. È lampante questa obbligazione. Però dice, non mi sembra molto diverso anche di quello che accade poi nel mondo laico. Cioè, faceva una critica poi alla moda soprattutto maschile, dice, alla fine sempre un pantalone con una giacca che si mettono gli uomini, un pantalone con una maglietta. Si vede le ultime collezioni di Alessandro pure. Michele cambia idea. Come è possibile? On change les boutons, on change les boutons e on change la pliure du pantalon. Posso fare una pulizia? Sì, certo. Molto velocemente, se vogliamo rimanere sul tema del fashion, io adoro Madame Vanà e non vedo l'ora di conoscerla. J'ai vraiment envie de vous connaître en personne. Je serai à Paris à settembre, je vous appelle. Avec très grand plaisir. Et bon, e quello che veramente io trovo che sia invece interessante è parlare di moda e potere, ovvero la rappresentazione del potere nell'abbigliamento femminile. Io mi immagino che tutte voi, donne, avrete notato che non certo chi lavora nel campo dell'arte, ma se una vuole fare carriera nell'avvocatura, nella finanza o insomma in questi campi tendenzialmente maschili, voi sapete bene le donne come devono essere vestite, da uomo, come dice Madame Vanà, con la veste e i pantaloni. Cioè ancora oggi nel 2020 noi donne siamo, come dire, giudicate per il nostro aspetto sempre. Quindi alla fine il power dress è il vestito da uomo e questo, per esempio, secondo me è una cosa che andrebbe completamente scardinata, perché io posso essere intelligentissima e presentarmi con una gonna coi volant, ma non è che la gonna coi volant mi fa diventare di colpo idiota, è soltanto una mia rappresentazione, cioè è ridicolo come ancora oggi il modo in cui noi ci vestiamo ci faccia giudicare. Questo per me è un altro tema e Chimamanda Ngozi Adichie nel suo libro We Should All Be Feminist dedica un intero capitolo alla rappresentazione nell'abbigliamento e lei racconta che quando è diventata professoressa ordinaria è andata, intanto è stata tutta la notte sveglia a pensare come mi devo presentare, cosa che un uomo ovviamente non ce l'ha questo stress perché si mette la giacca e i pantaloni a posto e invece lei ha passato la notte a pensare, mi devo mettere il tailleur da uomo per sembrare più autorevole o posso mettermi la gonna coi tacchi che io mi sento più a mio agio, però poi magari mi giudicano frivola. Cioè, voglio dire, per carità, noi stiamo facendo i massimi sistemi, ma ancora siamo impantanati in questo tipo di, veramente, sì, di cose che sono... Sì, peccato che non ci sia il professore Paolo Valerio, perché... No, che mi ha mandato un messaggio che era a cena... Perché un capitolo Lisbona. Del suo libro è dedicato proprio al modo di vestirsi e alla comunicazione, no? Quello che comunico attraverso il modo di vestirmi nel fenomeno specifico
dei femminili napoletani. There is a question from... Sì, c'è una domanda da... Grazie Paolo Agolini. C'è una domanda da Rick Jorgensen, prego. Devi accendere il microfono. Aspetta. Il microfono. No, aspetta. Grazie Marcello Anglano. Ok, can you hear me? Yes. Okay, I was just wondering, I think it's very interesting and fascinating to talk about the history of fashion, but I also think that since my last program was called Politics of Space, I think that it's also interesting to look at female heads of state and government. And I can see that actually when I go to the list in Wikipedia, you should go to Wikipedia and check the list of elected and appointed female heads of state and government. And actually it's very interesting to look at that very few Mediterranean countries have had female head of states and government. That's a long list, but I don't see many Mediterranean countries. So I think that this could be a very interesting study to look at why haven't you had more female leaders, female leadership in politics? Because I mean, it doesn't mean necessarily that this trickles down to the rest of the country fast, because you can have a prime minister who's a female, and it will maybe not trickle down too much in the political structure or the civic structure very fast. But at the same time, it has a certain value to put a female as a leader. And we still miss to see that from Italy, France, and the US. So I'm very curious about this question. Does any of the people have a comment or a reflection about this? I would like briefly to answer you. I am working with a feminist philosopher, Anna Rosa Buttarelli. She's part of the Diotima group in Verona, and she has built a school. The name should be something like School for the Empowerment for Women and Governments. Women that can, you know, work in government. Because, yes, of course, you are right. The southern part of the world, Italy we are in a very patriarchal system yet. So, yes, true, the power is always in men's hand. But what I would like to see is to see a woman that has a kind of feminist conscience to have the power. Because if the power goes in the hands of a woman who still behave in the patriarchal way, like some leaders we have in Italy that are completely modeled in fascist male behavior, I don't want to have a woman like that. I want to have a woman who is conscious. Why not? Pourquoi un homme peut être à cette place et avoir des attitudes non féministes et une femme non? Non, là je ne suis pas d'accord. Okay. Là où notre système est en vraiment en faiblesse, c'est que malgré nos démocraties, la parité n'existe pas. La parité, à mon humble avis, je me trompe peut-être, mais pour le moment, c'est ce que je pense depuis quelques années. La parité, qu'il y ait dans toutes les institutions des États démocratiques, en tout cas, une parité homme-femme, qu'il y ait le même nombre d'hommes et le même nombre de femmes dans les instances, que ce soit au Parlement, que ce soit au gouvernement, que ce soit, etc. Parce que là, chacun
sera, représentera ses idées ou le courant de pensée qu'il a, est féministe ou pas féministe. La question d'exiger, d'attendre des femmes qu'elles défendent les femmes, à mon humble avis, c'est une fausse route. Les hommes doivent défendre les femmes. Parce que le problème des statuts des femmes n'est pas un problème féminin, à mon avis, c'est un problème de société, donc un problème d'hommes également. Donc si les hommes et les femmes ensemble ne pensent pas ce problème, ça ne marche pas. Ça marche mais assez mal. Assolutamente. Madame, novellissima. Si sta interrogando. Professoressa Vanna, tout le monde vous demande d'ici, un share a noi. Ci si sta interrogando sulla nostra questione della presenza delle donne al potere. Ovviamente il problema non è di femminismo, di parità, ma di parità di diritti. E ormai sociale in generale, ormai in francese, in inglese che piace. Ultima chiosa agli interventi interessantissimi della professoressa di Paola Ugolini, un'altra questione sulla quale interrogarsi alla luce delle osservazioni fatte anche della domanda di Marcella Anglani. Io mi interrogo sul rapporto tra la committenza e gli artisti, quindi al giorno d'oggi, cioè il significato che attribuiscono i committenti e quindi in questo caso gli sponsor oggi, coloro che pagano, che non sono più i pontefici, che invece avevano le idee molto chiare, qual è il senso che attribuiscono alla creazione artistica e all'opera realizzata dall'artista, e da ciò discende quanto l'artista deve essere compiacente rispetto al committente. Ma questo potrebbe essere l'argomento di una altra Domus, proprio di un'altra edizione di Domus. Io ringrazio moltissimo. Grazie, aspetta, c'è Andres che suona. C'è Andres che suona, sta a conclusione come sottofondo. Saluto tutte le ospiti che sono rimaste con noi fino a questo momento, anche chi era in connessione con noi. Ma sono tutti su WhatsApp, vedo Patrizia Dalmaso, altri utenti su WhatsApp, su Facebook, i nostri ospiti in presenza che sono venuti. Ringrazio tutti e rimandiamo a mercoledì prossimo per l'ultimo dei tre talk sul Mediterraneo, dove si affronteranno questioni più strettamente legate alle dinamiche della geopolitica. Allora chiudiamo, per chi deve chiudere chiudete, non c'è problema, potete seguirci in diretta su Facebook, tanto continuiamo, oppure rimanete connessi qua, perché noi tutte le sere chiudiamo poi con un fantastico musicista, un assolo di Andrés Arce Maldonado, che adatta la scelta musicale al sax con la tematica del talk. Quindi questa sera ci parlerà del flamenco, giusto? Ecco, quindi per rimanere in tema. Allora, Madame Vanna, vous pouvez continuer à suivre notre soirée, on va rester connecté, il y a un concert qui démarre maintenant à minuit. Anche perché i vicini poi si lamentano. J'étais très heureuse de faire la connaissance de tout le monde et de dialoguer, et je pense que c'est... On devrait continuer cette table ronde. On la continuera. Sûrement, parce que Domus continuera et vous serez tous ici, j'espère, bientôt, d'ici l'année prochaine, en tout cas. Et grazie a tutte, grazie a tutti. Si vous venez à Paris, contactez-moi, s'il vous plaît. Ma fille vit à Paris. Ma fille vit à Paris, alors je viens à septembre. Email. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Je vous laisse avec Andrés. Grazie Paola, grazie, merci Madonna, grazie Ricche. E seguiteci ancora, c'è Andrés che suona. Basta Romina, basta Romina. Ma no, come basta Romina, c'è Andrés che suona. Thank you.
Yeah.